internet e un po' meno di privacy, mi hanno telefonato dicendo sostanzialmente sei matto, cosa stai facendo? Chiudi tutto perché ti stai esponendo ad un rischio troppo elevato. Dice, ma so, spiegatemi bene come può essere questo rischio. Come faccio ad aver fatto una cosa così grave se questi documenti erano già online? Perché? Perché effettivamente è emerso e mi è stato segnalato che sul sito della Corte di Cassazione e sul sito anche del Consiglio di Stato c'è buona parte di questi provvedimenti è ancora non oscurata correttamente secondo i criteri previsti dalla normativa italiana e dalle linee guida del Garante. Qual è la normativa di riferimento per questo tipo di problema? Ci sono due articoli all'interno del codice privacy che sono l'articolo 51 e 52, specificamente il 52, che è un articolone bello lungo che crea una serie di eccezioni di situazioni particolari che è già difficile di per sé interpretare, e le linee guida del Garante sulla privacy dedicate proprio al fenomeno dell'informatica giuridica, dell'informazione giuridica, che però hanno due piccoli problemi. Sono del 2010, quindi fanno riferimento ad un internet che è già un po' diverso rispetto a quella di adesso, no? 5 anni su questi temi sono buona cosa, sono già un lasso di tempo abbastanza sostanziale. E poi si riferiscono ai soggetti come case editrici che pubblicano questi tipi di provvedimenti. Io non sono una casa editrice, in questo caso sono semplicemente un privato cittadino che ha voluto fare un sito internet per vedere come funzionava sta cosa. Voi direte, ma perché l'hai fatto? Se sei masochista? No, l'obiettivo era anche quello, adesso apriamo una sentenza a caso, era anche quello di provare a trovare un modello di business. Per adesso il modello di business è quello della pubblicità sui siti, sul sito. Adesso se vedete qua ci sono gli annunci di Google AdSense in fondo alla sentenza. Ecco, vi faccio notare una cosa che non tutti questi siti hanno. Cioè io dai provvedimenti ho anche estratto quelli che io chiamo dati identificativi, che sono dei metadati che rendono la sentenza particolarmente cercabile e trovabile e reperibile. E che questo elemento che per il giurista è molto importante perché appunto i miei parser vanno a cercare all'interno del documento alcuni dati che sono fondamentali per individuare e identificare il documento e renderlo reperibile, ovvero il tipo di giudice che l'ha emesso, l'anno, il tipo di documento che è l'ordinanza, il numero identificativo che rende univoco la sentenza o l'ordinanza o il decreto, la lingua, perché in Italia non solo vengono fatte sentenze in italiano, ma se andiamo in Trentino Alto Adige, andiamo in Val d'Aosta, abbiamo sentenze anche in altre lingue, che sono documenti ufficiali al pari degli altri, e la fonte ufficiale da cui sono stati tratti. Il problema della privacy però rimane irrisolto, rimane ancora un thriller per me, nel senso, infatti ho conosciuto delle notti migliori di questo ultimo periodo, perché espone anche dei rischi di carattere penale in alcuni casi. Scusate, ma non ho proprio più dimestichezza con Explorer e ogni tanto 5 minuti. Sì. Perché? Perché la norma di riferimento che adesso vi faccio vedere, vediamo cosa ci dà come codice privacy. Eccolo qua. L'articolo 52 è veramente complesso da interpretare, quindi sostanzialmente mette in una condizione un soggetto come me di fare un'attività di revisione testo per testo. Voi vi rendete conto cosa vuol dire far passare 612.000 sentenze per verificare se il testo come è stato pubblicato dalla Corte di Cassazione o dalla Corte dei Conti, dal Consiglio di Stato, è compliant e rispetta questo articolo 52. Tra l'altro mi viene un altro dubbio, non capisco perché se questo lavoro devo farlo io e invece la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato fanno finta di non doverlo fare oppure sostengono di averlo fatto, quando poi invece abbiamo prova che non è stato fatto. Ho discusso di questo tema, beh, la norma adesso è inutile leggerla, commentarla, diventerebbe semplicemente, è questa, è l'articolo 52 in cui si spiega quando bisogna oscurare i dati delle sentenze. E il principio simpatico è che in alcuni casi sono le parti a dover chiedere, anzi scusate, in generale sono le parti che devono chiedere di essere oscurate quando si va a sentenza, cioè nella richiesta di precisazione e conclusioni gli avvocati dovrebbero chiedere al giudice che secondo la
l'articolo 51 e 52, nel momento in cui verrà pubblicata la sentenza e diffusa la sentenza, venga oscurato il dato personale della parte. E in quel caso la cancelleria appone una nota in modo tale che questa sentenza venga individuata come una sentenza delicata in cui la parte ha chiesto di essere oscurata. Nella maggior parte dei casi gli avvocati si dimenticano, non conoscono questa norma, non la fanno, non fanno questa richiesta e quindi noi abbiamo tutta milioni e milioni di documenti, perché ormai si parla di milioni, se pensiamo a tutta la Cassazione, anche i tribunali e le corti d'appello, in cui questa richiesta non è stata fatta e quindi il documento è stato pubblicato dalla cancelleria con l'indicazione delle parti e non si può più tornare indietro, perché da quel momento l'atto diventa un atto pubblico. E allora entra in gioco l'articolo 52, cioè è colui che ripubblica che si deve far carico di questa verifica. Le grandi case editrici la fanno e gli costa tanti soldi, nel senso che lo so perché ho lavorato con alcune di loro e hanno gli stagisti, i volontari, gli impiegati che si mettono lì, si leggono le sentenze, se le fanno passare e prima di andare in database vengono oscurate. La Corte di Cassazione, a quanto pare, ha ignorato questa indicazione in molti casi e ha pubblicato i documenti così come erano. Nonostante il garante privacy l'anno scorso gli abbia scritto una bella lettera pubblica in cui invitava a riflettere su questo aspetto. La Cassazione è andata avanti per la sua strada, non solo, ha pubblicato anche tutto il database della Cassazione, tutto il database, scusate, gli ultimi 5 anni anche del penale, che ovviamente è probabilmente il settore che può creare più delicatezze, più casi di delicatezza e problematici. E quindi, passati un po' di mesi, io ho preso questo continuare a lavorare in quella direzione da parte della Cassazione come una sorta di liberi tutti, no? Come dire, ci abbiamo pensato noi alla privacy, state tranquilli, il garante si è preoccupato un po' troppo. Questa era un po' l'interpretazione che abbiamo dato, almeno io e altri colleghi, di questo atteggiamento. E allora ho detto, ok, forse è arrivato il momento di andare online, perché io il progetto ce l'avevo un po' in pancia da qualche mese, stavo aspettando che la cosa si stesse un po' sistemando e consolidando. Beh, morale invece poi quando sono andato online, anche la stessa Cassazione, dopo un po' di segnalazione da parte dei colleghi, ha cominciato a togliere sentenze, mettendomi in una situazione abbastanza delicata e scomoda, perché io poi questi documenti li avevo già tirati giù e quindi adesso dovrei riparsarli, rifarli passare tutti per vedere quali sono quelle che la Cassazione ha deciso di togliere. E nonostante ciò, altri colleghi mi hanno segnalato che comunque non hanno tolto tutti quelli che andavano tolti. E visto che c'è anche purtroppo appunto una sanzione penale, per essere passibili di sanzione penale, in realtà su 412.000 ne basta anche una che sfugga. Se arriva la denuncia da parte di quel soggetto lì, il PM potrebbe comunque decidere di procedere e io sarei indagato e sarei passibile della condanna articolo 734 bis del codice penale. Solo in alcuni casi però c'è questo rischio. Ok, chiudo con questo dubbio, appunto, non ho capito perché se una cosa la fa Simona Liprandi è penale, se la fa la Corte di Cassazione in qualche modo se la cava. Ecco, è un po' una provocazione, però mi sembra abbastanza un problema vivo, cioè essere una pubblica amministrazione in Italia regala ancora una posizione di privilegio rispetto a quella del cittadino. Io non volevo fare il violatore della privacy, mi sono semplicemente fidato di una situazione, di uno status quo che si stava manifestando da un po' di mesi e adesso in realtà la cosa danneggia me e la Cassazione sta continuando invece più o meno a fare quello che aveva fatto finora. E quindi vediamo un po' adesso cosa succederà. Io dovrò in qualche modo attivarmi, adesso abbiamo oscurato tutta, adesso Cassazione, se voi cercate, viene fuori un disclaimer che ho scritto, ci dispiace ma la sentenza è oscurata per precauzione, per motivi di privacy, però potresti comunque trovarla sul sito della Cassazione. Questa è un po' la provocazione che abbiamo fatto anche sul sito. Vediamo un po' come andrà a finire, vi ringrazio per l'attenzione intanto. Grazie Simone. È il turno di Francesco Micozzi, privacy e trasparenza, due termini inconciliabili. Sono in diretta streaming. Sei in diretta streaming sul sito. Questo serve Manda il link per in giro. aumentare il livello di ansia. Non trovo. Era una facilitazione, diciamo così. Allora, io comincio
Windows non ho. F5 non risponde, non risponde, è morto. Eh? No, dice proprio non risponde a, a Reader. È morto Reader. Sta swappando. Vediamo un po' se, ecco, credo che si sia liberato. Vista. No, sono 2 mega. Vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Paolo Micozzi, sono un avvocato, mi occupo di diritto penale, mi occupo di privacy, diritto d'autore, e il tema che ho scelto riguarda sostanzialmente tutto evento di e-privacy. Quindi ho cercato di raccordare questi due termini per individuare quali sono i confini tra la privacy e la trasparenza. Ma prima di parlare dei confini tra privacy e trasparenza, io vorrei capire che cos'è la trasparenza, cioè in che senso si parla di trasparenza. Se ne parla, se ne può parlare in tanti sensi, ma l'oggetto del mio intervento è la trasparenza della pubblica amministrazione. Quindi non la trasparenza dei cittadini verso la pubblica amministrazione, che sappiamo non pone alcun problema dal punto di vista normativo, ma della trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini. Vedremo quali sono le finalità di questa trasparenza. La trasparenza, così come intesa dal nostro decreto trasparenza, il decreto legislativo 33 del 2013, viene individuata già nel primo comma dell'articolo 1 come accessibilità totale. Bisogna subito mettere le mani avanti per dire che accessibilità totale non significa accessibilità assoluta alle informazioni della pubblica amministrazione. E dice che il primo comma, che la trasparenza totale, l'accessibilità totale alle informazioni della pubblica amministrazione, poi vedremo quali, viene data proprio per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Quindi altissimi principi, garantiamo un controllo diffuso con degli strumenti che sono inseriti nello stesso decreto trasparenza, come l'accesso civico, di cui probabilmente voi tutti avete sentito parlare, che garantisce, che quindi garantisce a chiunque il diritto di richiedere un qualcosa che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare. Quindi non è una richiesta assimilabile alla istanza di accesso agli atti che noi conosciamo già con la 241 del 90, è un qualcosa che va oltre. E non è una richiesta vera e propria, è una lamentela del cittadino che, non trovando determinati documenti, informazioni o dati che dovevano stare in base a una norma di legge sulla sezione amministrazione trasparente di quella pubblica amministrazione, si lamenta e dice: senti, qua io non trovo questa informazione, come mai? E da qua conseguono tutta una serie di procedimenti, di segnalazioni, di pubblicazione, di risposta al soggetto che ha fatto l'istanza di accesso civico e così via. Ma non vi voglio parlare di accesso civico, si parla come molto spesso di trasparenza a tutto tondo. Qualsiasi pubblicazione su un sito della pubblica amministrazione viene intesa come trasparenza, questo è l'obbligo di trasparenza. In realtà vedremo che non è così. Abbiamo già visto quali sono le finalità, che sono appunto contenute anche soprattutto nell'articolo 1 del decreto trasparenza, che non è una novità. Diciamo che l'articolo 1 del decreto legislativo 33 del 2013 è stato traslato dall'articolo 11 della legge 150 del 2009, quindi lo avevamo già questo concetto di accessibilità totale nel nostro ordinamento, però si è evoluto da ultimo con il decreto legge 90 del 2014, in cui è stato esteso l'ambito dei soggetti obbligati a pubblicare sul proprio sito istituzionale determinati dati, documenti e informazioni. Cosa significa trasparenza per il nostro ordinamento? Significa pubblicare sul sito internet. Vedremo come.
Anche perché non abbiamo già detto che non tutto quello che le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale rientra nel concetto di trasparenza, perché in alcuni casi le pubblicazioni possono avere altre finalità diverse da quelle della trasparenza, diverse dal consentire a chiunque di esercitare un controllo diffuso sull'attività della pubblica amministrazione. Vedremo anche con quali mezzi, quali strumenti la pubblica amministrazione deve mettere sul piatto della bilancia per consentire a chiunque di effettuare questo controllo diffuso. Mi spiego meglio. Se io pubblica amministrazione pubblicassi sul mio sito istituzionale 500.000 documenti in PDF e immagine non ricercabili automaticamente da un sistema informatico, io ho fatto, nella definizione che aveva dato Patroni Griffi già nel 2013, ma che ribadisce l'attuale garante della privacy, io farei una trasparenza opaca, cioè sto mettendo a disposizione una serie innumerevoli di documenti che sarebbero scarsamente fruibili in un'ottica di controllo diffuso dell'attività della pubblica amministrazione. Dovrei andare a controllarmeli uno per uno e questo sarebbe una trasparenza, diciamo, opaca, per così dire. Quindi con questa trasparenza io voglio poter eseguire un controllo. Io, pubblica amministrazione, consento a chiunque di verificare che non vi siano situazioni anomale, che non vi siano situazioni di corruzione, che il denaro pubblico venga speso nel migliore dei modi e così via. Quindi perseguire quelle finalità che troviamo nello stesso articolo 97 della nostra Costituzione, quando si parla di buon andamento della pubblica amministrazione. Buon andamento significa garantire un utilizzo delle risorse pubbliche che sia efficace, efficiente e così via. Ma quando io devo pubblicare dati, informazioni e documenti, io pubblica amministrazione ho informazioni, ho anche dati personali ovviamente, ho dati personali di chiunque, ma come faccio? Chi mi dice che io devo stare tranquillo? Quindi se la norma mi dice accessibilità totale, ok, trasparenza, io pubblico tutto quello che voglio, in realtà non è così. La prima norma dalla quale partiamo è contenuta nell'articolo 19,3 del codice della privacy, il decreto legislativo 196 del 2003, che ci dice che deve essere la legge o il regolamento a dire a una pubblica amministrazione che possono essere diffusi dei dati. Il codice della privacy non utilizza il termine diffuso impropriamente, anche perché se guardiamo le definizioni del codice della privacy, diffondere è diverso da comunicare dei dati personali. Diffondere significa esporli a una serie indeterminata e indeterminabile di soggetti. Qual è la diffusione per eccellenza? La pubblicazione su un sito internet che non sia soggetta ad autenticazione o sostanzialmente quella pubblicazione su un sito internet che sia accessibile a chiunque. E questo è un bel problema dal punto di vista della privacy. Tutto quello che io pubblico sulla sezione amministrazione trasparente non si deve preoccupare della privacy? No. Bisogna stare attenti, perché la trasparenza assoluta, come vi dicevo prima, non esiste, non può esistere in un ordinamento, non esiste nemmeno in America, dove si parla di FOIA, se ne parla in questi giorni anche in Italia, è stato approvato un emendamento per la riforma della pubblica amministrazione che introdurrà una norma che potremmo definire FOIA. A noi piace tanto utilizzare anche i termini americani, no? Far riferimento al FOIA italiano per rendere subito chiaro che stiamo facendo riferimento a una norma che consentirà un accesso ancora maggiore alle informazioni della pubblica amministrazione. Ma se noi andiamo a leggere il FOIA americano, cioè il FOIA è il Freedom of Information Act statunitense, anche lì non è una trasparenza assoluta, perché se fosse vero sarebbero disponibili anche le informazioni coperte da segreto militare, e noi sappiamo che questo ovviamente non è possibile. E non è possibile nemmeno in Italia, dove il decreto trasparenza dice sì, ok, va bene la trasparenza, però
bada che c'è il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, il segreto statistico, le norme sulla privacy, quindi la trasparenza viene mitigata in un certo senso e soprattutto dalle norme sulla privacy. Questo è lo schema semplicissimo di come funziona la pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparenti di un sito internet. Vedete, è abbastanza semplice, ma provo a riassumervela velocemente. Io sono una pubblica amministrazione, io ho una sezione amministrazione trasparente sul mio sito. Ok, la norma mi dice che io posso pubblicare dati, informazioni o documenti. Il decreto trasparenza mi dice, dagli articoli 13 fino all'articolo 43, vado a memoria, per determinati oggetti che cosa io devo pubblicare. Vi è una norma che mi dice per quanto tempo sta online, e quindi quella pubblicazione, a seconda della pubblica amministrazione, è obbligatoria. Cioè io sono obbligato a pubblicare quei dati, informazioni o documenti che il decreto trasparenza prevede sul mio sito, nella mia sezione amministrazione trasparente. Una sezione amministrazione trasparente che deve essere immediatamente riconoscibile da chiunque. Chiunque lo deve individuare subito nella home page dov'è la sezione amministrazione trasparente. È una pubblicazione che sta online per 5 anni successivi a quelli che decorrono dal momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione. Cioè, se io ho l'obbligo di pubblicazione il 5 gennaio di un determinato documento sulla sezione amministrazione trasparente, i 5 anni non decorrono dal 5 gennaio di quest'anno, decorrono dal 1 gennaio dell'anno prossimo, quindi comprendiamo che la durata è abbastanza ampia, e decorsi questi 5 anni, sostanzialmente 6, non è che io lo rimuovo dal sito, lo posso rimuovere dalla sezione amministrazione trasparente, lo metterò in una sezione storica della sezione amministrazione trasparente. Quindi vediamo, sostanzialmente la pubblicazione è, potremmo dire, perpetua. Ma ci sono altri dati, informazioni o documenti che la pubblica amministrazione non è obbligato in base al decreto trasparenza o ad altre leggi a pubblicare, però potrebbe decidere di pubblicarlo. Io non so se c'è un puntatore, ma vedete, dati, informazioni o documenti contengono dei dati personali, perché se non contengono dati personali non ci pongono alcun problema sul trattamento dei dati personali, ovviamente. Pubblico normalmente sul sito internet, possono essere dei dati statistici, sono dati anonimi, cioè dei dati in cui non si può nemmeno indirettamente risalire al soggetto fisico a cui fanno riferimento. Allora mi chiedo, la pubblicazione è obbligatoria? Se non è obbligatoria, l'articolo 4 del decreto trasparenza mi dice: io per quella pubblicazione non ti copro dal punto di vista della richiesta del consenso privacy e della tranquillità alla pubblicazione. Quindi se tu vuoi pubblicare anche quelle informazioni, te le anonimizzi. Quindi quella, in quel caso, può essere comunque pubblicato e vale comunque l'articolo 7, cioè la pubblicazione che vedremo dopo. Se la pubblicazione è obbligatoria e quei dati, informazioni o documenti contengono dati personali, allora bisogna stare attenti. Perché? Perché noi sappiamo che i dati personali si dividono in varie categorie. Le più ampie sono i dati comuni e i dati sensibili. Se io nella sezione amministrazione trasparente dovessi pubblicare dei dati sensibili, dovrei pubblicarli solo se assolutamente indispensabili per le finalità della trasparenza, fermo restando che io non potrò mai pubblicare su alcuna sezione del sito internet istituzionale dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. Questi sono ovviamente dei dati sensibili. I dati relativi allo stato di salute di un soggetto non sono gli unici dati sensibili, anche i dati giudiziari sono dati sensibili, i dati relativi alla professione di una religione sono dei dati sensibili, i dati relativi all'appartenenza a un sindacato sono dei dati sensibili. Ovviamente il numero della carta di credito non è un dato sensibile, benché molte persone ritengano che questo sia il dato più sensibile di tutti. Oppure i dati relativi alla vita sessuale, ad esempio preferenze sessuali sono un dato sensibile che potrà essere pubblicato sul sito istituzionale preferenze sessuali solo per finalità di trasparenza, e poi vedremo che cosa significa.
Quando invece non si tratta di dati sensibili, ma si tratta di altri dati personali non anonimi e quindi che siano anche indirettamente riconducibili a un determinato soggetto fisico, allora io devo rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza. Cioè io devo stare ben attento a quello che mi dice la norma. Se la norma mi dice puoi pubblicare il nome, il cognome e la data di assunzione, io non posso pubblicare nome, cognome e luogo di residenza, perché sto eccedendo rispetto a quello che è la finalità di trasparenza e ai limiti che mi ha posto quella norma. Perché se io pubblicassi anche altre informazioni che la norma non mi richiede, io starei rientrando in quell'altro ambito in cui sarei io obbligato a anonimizzare se si trattasse di dati ulteriori. Quindi quei dati, e cosa succede se io pubblico dei dati che non sono obbligato a pubblicare? Lì è molto semplice. Guardate, la maggior parte degli avvocati ancora non si è accorto dell'articolo 15 del codice della privacy che rende applicabile al caso di trattamento illecito dei dati personali l'articolo 2050 del codice civile. Che cosa significa per i non giuristi? Significa che io non devo dimostrare il nesso di causalità. Cioè io ribalto l'onere della prova. Normalmente, se io vado in tribunale ad accusare qualcuno, in sede civile, diciamo così, a fare una causa contro Simone per un qualcosa, io dovrei dimostrare che Simone mi ha procurato il danno, che qual è l'entità del danno, eccetera, eccetera. Con l'applicazione dell'articolo 2050, quindi in caso di trattamento illecito dei dati personali, si ribalta. Si ribalta l'onere della prova. E quindi capiamo che richiedere un risarcimento dei danni in caso di pubblicazione non dovuta è abbastanza semplice. Il riferimento che abbiamo visto prima è l'articolo 7 del decreto trasparenza. L'articolo 7 è un articolo importantissimo. Vi dicevo prima, se io pubblicassi una serie di PDF immagine non sarebbero fruibili e quindi non interesserebbero sostanzialmente nessuno. Quest'articolo mi dice che io li devo pubblicare come dati in formato aperto, rispettando sia il decreto legislativo 36 del 2006, che è il decreto legislativo che recepisce in Italia una direttiva europea del 2003 sulla public sector information, cioè le informazioni del settore pubblico, ma mi dice devo rispettare, sono riutilizzabili ai sensi del codice del codice dell'amministrazione digitale che vi ha richiamato prima il collega Simone Aliprandi, e dice sono riutilizzabili ai sensi del 196 del 2003, cioè sono riutilizzabili se rispetti il codice della privacy. Cosa significa? Abbiamo detto io lo pubblico per 5 anni, sono accessibili a chiunque. Questa norma fa riferimento, vedete, alle imposizioni che la pubblica amministrazione può dettare sulle dati, informazioni o documenti che pubblica sulla sua sezione amministrazione trasparente. Cioè, pubblica amministrazione, non posso scrivere sul sito, nella mia sezione amministrazione trasparente, bada che questi dati non li potrei utilizzare per finalità commerciali. No. Se tu prendi quel documenti, dati, informazioni dalla sezione amministrazione trasparente, ci puoi pure creare un'app, te la puoi vendere e ci puoi fare i soldi, sostanzialmente. Tu le uniche due limitazioni che puoi imporre sulla sezione amministrazione trasparente sono l'obbligo di citare la fonte e di rispettare l'integrità, ma non è detto che sia obbligato a imporle. Questo crea dei problemi, perché la riusabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto trasparenza e dalle linee guida del garante della privacy, possono essere riutilizzati quei dati, informazioni o documenti, ossia i dati personali contenuti in quei dati, informazioni o documenti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente, li puoi riutilizzare solo in termini compatibili con quelli per i quali sono stati pubblicati. Quindi se tu recuperi dei dati personali da una sezione amministrazione trasparente, li puoi riutilizzare solo per finalità di trasparenza, non li puoi riutilizzare per altre finalità. E questo è un limite abbastanza importante. È un limite abbastanza importante che a questo punto ci fa scontrare anche con l'altra situazione, cioè la pubblicazione
abbiamo detto, non, sui siti istituzionali non avviene sempre per finalità di trasparenza, può avvenire anche per altre finalità. Chi di voi ricorda l'albo pretorio? No? Vi sarà capitato di passare in comune, vedere una bacheca con dei fogli, tizio ha fatto questo, quel provvedimento è questo. Dal 1 gennaio del 2011 non esiste più l'albo cartaceo. Tutto quello che si pubblica su carta ha la stessa efficacia di una cartolina pubblicata affissa al muro del dipendente comunale. Quindi non ha nessuna efficacia di pubblicità legale. Oggi l'albo è solo online. Che cosa significa pubblicità legale, per intenderci? È una finzione giuridica. Cioè, quando io pubblico online, nasce una presunzione che noi avvocati amiamo tanto il latinorum, e quindi diciamo una presunzione iuris et de iure, cioè che non ammette prova contraria, che tutti in quel momento conoscevano dell'esistenza di quel provvedimento. Ovviamente una finzione perché? Perché non tutti effettivamente conoscevano quel provvedimento. Però se si lasciasse indeterminata questa data, non si capirebbe da quando dovrebbero decorrere dei termini per impugnare quel determinato provvedimento, per farvi un esempio. Quindi è una finzione. E la pubblicazione sul sito istituzionale spesso si trova, l'albo online, si trova sullo stesso sito istituzionale che ha anche la sezione amministrazione trasparente. E allora abbiamo queste due entità che si trovano sullo stesso sito ma che devono essere trattate in modalità diversa. Perché amministrazione trasparente, abbiamo detto, può contenere dei dati personali. I dati personali devono essere indicizzabili dai motori di ricerca, perché lo prevede l'articolo 9 del decreto trasparenza, suonando a memoria. La durata ampia della pubblicazione, abbiamo visto 5 anni che decorrono dall'anno successivo a quello in cui è sorto l'obbligo di pubblicazione e poi non comporta una defissione, ma stanno online sulla sezione archivio storico. L'articolo 4 del decreto trasparenza, che impone quei limiti alla privacy che abbiamo appena visto, i limiti del codice della privacy e le linee guida del garante, che ci fanno capire come devo pubblicare sulla sezione amministrazione trasparente. Diversi sono i documenti che vengono pubblicati sulla sezione dell'albo online, perché sull'albo online, ovviamente, anche sull'albo online, possono essere contenuti dei dati personali in quei documenti che vengono pubblicati. Però i documenti non possono essere indicizzabili dai motori di ricerca. Cioè i documenti che stanno sull'albo online non devono essere indicizzabili. Perché? Perché la finalità della pubblicazione sull'albo online è quella pubblicità legale di cui abbiamo parlato. Se voi andate al comune, se esistesse ancora l'albo pretorio cartaceo, voi non trovereste più i documenti che erano stati pubblicati 15 anni fa, o 3 anni fa, o 2 anni fa, o il mese scorso, perché probabilmente dopo 15 giorni sono stati, come si dice, defissi, staccati. La defissione funziona anche per il sito, per la sezione albo online, perché la finalità dell'albo online non è quella della trasparenza, è quella della pubblicità legale, che sono due cose diverse. E il garante della privacy ha già affrontato con almeno due pareri la pubblicazione sull'albo online. E come si fa a dire che ai motori di ricerca non indicizzate l'albo online? Io ho trovato tanti comuni che non deindicizzano la sezione dell'albo online e quindi consentono una diffusione, una memorizzazione nella cache dei motori di ricerca, ad esempio, di dati che non dovrebbero starci, perché dopo 15 giorni il comune li fa la defissione digitale. Si fa con un modo semplice che gli informatici conoscono, il file robots.txt, che inserisco nella root del web server, che dice al motore di ricerca, quando passa lì col suo spider: stai tranquillo, questa parte dimentica, fai finta che non l'hai nemmeno vista, quindi non indicizzarla. Se io cerco un qualcosa che stava su un documento pubblicato nella sezione amministrazione albo online, tu fai finta di niente, vai oltre, non ti curare di questi documenti e vai e passa oltre. E anche in questo caso ovviamente si applicano le linee guida, o meglio, le linee guida riguardano anche la pubblicazione sull'albo online. Mi accingo a concludere
perché penso di avervi già tediato abbastanza, con i fraintendimenti che sorgono effettivamente con i concetti di trasparenza, pubblicità, ma quel documento è pubblico e quindi deve essere pubblicato sul sito internet. Non è effettivamente così. E ci sono alcuni casi in cui pubbliche amministrazioni potrebbero essere costrette a sborsare dei soldi, perché questo è un caso dell'altro ieri, dove i morosi della mensa scolastica sono stati pubblicati sull'albo online di un comune della Sardegna. Questo faccione che vedete qua è il mio collega di studio, l'avvocato Gallus, che parlerà domani sempre dello stesso argomento di cui ci ha parlato Simone. Questo comune cosa fa? Non paghi la retta della mensa? Ok, io pubblico il tuo nome, cognome, nome dei figli, indirizzo, insomma tutti quei dati che non potevano stare sull'albo online. Il sindaco si è accortosi di questo, probabilmente c'era qualche scontro interno in questa amministrazione comunale, ha detto assolutamente eliminate subito quei documenti, tanto è vero che poi sono stati eliminati. Altro caso, questo è un pezzo di un articolo della Stampa, dove ne hanno parlato anche a livello nazionale, un altro comune della Sardegna aveva pubblicato online il nome, il cognome e tutti i riferimenti, la targa, il luogo della sanzione dove erano stati sanzionati delle persone che non avevano pagato le sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, sostanzialmente le soste vietate o non aver pagato il parcheggio, eccetera eccetera. Dice che problemi di privacy possono sorgere. Immaginate che io dico a mia moglie che vado in un determinato posto, invece poi da questa pubblicazione si scopre che io stavo in tutt'altro posto. Potrebbero sorgere dei problemi, come quelli che sono sorti quando, ad esempio, la RAI aveva ripreso al Giro d'Italia quelle due persone, quei due amanti che stavano sulla spiaggetta. Quindi sono tanti i casi esaminati dal garante, questo è l'esempio di cui vi parlava anche Simone. La pubblicazione delle sentenze non riguarda la trasparenza, cioè non è che la Cassazione pubblica perché è trasparente la Cassazione, no, perché la trasparenza riguarda la pubblica amministrazione, l'agire della pubblica amministrazione non riguarda i cittadini. In questo caso, in una sentenza ho preso un brano, è stato pubblicato anche nome e cognome di una persona afflitta da HIV. Vorrei concentrare la vostra attenzione sul termine afflitta da HIV. E dopodiché molte sentenze sono in fase di oscuramento da parte della Cassazione, tra cui mi è capitato un simpatico caso di nome e cognome di bambino di 2 anni stuprato dal padre, per farvi un esempio di quelli che possono essere i dati che possiamo trovare. Quindi l'ultima slide, ci accingiamo a un periodo di cambiamenti, probabilmente l'innovazione e la pubblicazione online va più veloce di quanto non vada il legislatore e i giuristi e le sentenze, quindi sicuramente avremo tanto altro da dire, da fare con riferimento alle pubblicazioni anche delle pubbliche amministrazioni. Io vi ringrazio e cedo la parola al mio Master Marco Flamari. Grazie. Grazie Francesco. Terminiamo la mattinata con una tavola rotonda. Concedeteci 2 minuti per scambiare i relatori. La tavola rotonda è su trasparenza, privacy, diritto all'oblio e reputazione digitale. Fulvio Sarzana, Matteo Flora, Francesca Sadurni, Alessandro Monteleone. E cambio al volo.
c'è un qualcosa di... No. Eccoci qui. Non eccoci qui, invece eccoci qui. Buongiorno a tutti. Ci corre l'obbligo di ringraziare naturalmente l'organizzazione del convegno per questa bellissima iniziativa che riunisce i maggiori esponenti italiani nel settore del diritto digitale e della privacy. Quindi ringraziamo anche Anna Masera che è responsabile comunicazione della Camera dei Deputati, che ci consente anche di poter verificare in streaming l'evento, e quindi se avete qualche parente, qualche amante, qualcuno che vuole vedervi anche da internet, lo potrà vedere sul sito della Camera, quindi lo streaming della Camera. Quindi è l'ultima tavola rotonda della giornata, quindi praticamente solo noi vi separiamo dal pranzo, quindi cercheremo di essere estremamente rapidi per evitare appunto che in qualche modo possiate, come dire, annoiarvi. Allora, la tavola rotonda, come sempre, è più uno scambio di informazioni tra coloro che partecipano al panel, più che essere una relazione vera e propria con slide e quant'altro. Quindi cercheremo di fare un discorso e ovviamente tutti coloro che parteciperanno a questa tavola rotonda sono tutti soggetti che si occupano anche praticamente del tema della privacy, quindi vi spiegheranno anche in pratica come funziona il tema del diritto all'oblio, come funziona il sistema della deindicizzazione dei contenuti da internet, come funziona anche in tribunale la difesa di colui che viene chiamato magari l'editore oppure il giornale che quindi viene chiamato a cancellare i contenuti in qualche modo lesivi del diritto all'oblio del soggetto. Vedremo invece anche l'altra parte, l'altra faccia, cioè vedremo soprattutto con Matteo Flora che è qui alla mia destra, vedremo proprio tecniche meta giuridiche anche per poter ottenere poi il risultato della cancellazione dei contenuti su internet. Poi avremo Francesca Fuxa Saturni, che è una vecchia conoscenza, vecchia non nel senso di età, ma naturalmente dal punto di vista dell'appartenenza al circolo dei giuristi telematici, e quindi in qualche modo cercheremo di approfondire il tema del diritto all'oblio, della decontestualizzazione dei dati, della deindicizzazione, di quello che ne pensa l'Europa del diritto all'oblio, di quello che ne pensa il garante italiano, di quello che ne pensa la magistratura, e quindi di come poi un soggetto può ottenere materialmente la cancellazione dei contenuti da internet e come invece ci si può difendere dal diritto all'oblio se si è un editore, un giornale o quant'altro. Allora, ora io passo, come dire, la parola a me stesso per qualche breve introduzione sul tema del diritto all'oblio. Sapete che il tema del diritto all'oblio è oramai nato con la stessa affermazione della rete internet, così come la rete ci dà la possibilità di condividere informazioni, però la rete può anche in qualche modo mettere in pericolo la tutela della nostra identità digitale, perché la grande messe di informazione che troviamo sulla rete è l'assenza sostanziale di controllo che queste informazioni sono sulla rete e consentono anche in qualche modo di ledere i diritti alla privacy, comunque i diritti di un soggetto persona fisica. Per reagire a queste eventuali lesioni del diritto alla riservatezza del soggetto si è inventato da qualche anno questo cosiddetto diritto all'oblio. Che cos'è in pratica il diritto all'oblio, che non va confuso con... ovviamente qui siamo da giuristi e non c'è nemmeno bisogno di dirlo, però non va non va confuso il diritto all'oblio con la diffamazione, perché è un tema che invece viene spesso in qualche modo confuso. Viene confuso anche dal legislatore, perché voi sapete che nella riforma della disciplina della diffamazione esisteva fino a qualche giorno fa, riforma che attualmente è passata in quarta lettura al Senato, c'era un articolo inserito nella Commissione Giustizia che prevedeva all'interno della disciplina delle diffamazioni invece la possibilità di cancellare contenuti sul web per ragioni di diritto all'oblio. Oblio e diffamazione sono due cose diverse. Che cos'è il diritto all'oblio? È il diritto a un soggetto a non veder essere presente sulla rete internet informazioni che lo riguardano e che riguardano un passato che non è più attuale. Cioè, sostanzialmente, il diritto all'oblio è: io sono stato coinvolto 15 anni fa in un procedimento giudiziale, oppure sono stato anche vittima di uno stupro, di qualsiasi attività, in qualche modo, che poi ha portato a un processo giudiziario.
giudiziale, alla fine del processo sono stato assolto, oppure come parte offesa in qualche modo è stato condannato un soggetto, ma su internet continua a esserci l'informazione di 10 anni fa che lede la mia identità personale, perché io mi sono nel frattempo rifatto una vita, nel frattempo ho dimenticato quello che è accaduto e quindi ovviamente non desidero più che queste informazioni, che non sono informazioni più pertinenti, non sono più attuali, non sono più di interesse pubblico, che queste informazioni permangano ancora nella rete internet. Questo è il contesto generale del diritto all'oblio. Diciamo la ragione di carattere diciamo giuridica. E questo diritto è riconosciuto comunque dal codice per la protezione dei dati personali, che riconosce a tutti noi la possibilità in qualche modo di proteggere la propria identità personale, ma questo diritto all'oblio deve essere naturalmente contestualizzato, cioè ci sono altri diritti che possono collidere con il mio interesse ad avere la riservatezza sulla mia posizione giuridica, che invece impongono a, diciamo, l'informazione e quindi a coloro che poi devono far rispettare questo diritto, che questa informazione permanga ancora sulla rete internet. Tipico esempio è l'attività giornalistica. Se c'è ancora un interesse pubblico a che una notizia permanga sul web, ovviamente non è interesse della collettività non conoscere più informazioni su quella determinata persona. Facciamo un esempio pratico. Io 10 anni fa sono stato, diciamo, in qualche modo coinvolto in un procedimento per truffa o in un procedimento per appunto di qualsiasi genere. Dopo 10 anni mi presento come candidato alle elezioni, diciamo, per esempio comunali, provinciali e quant'altro. Allora in quel caso c'è un interesse della collettività a far sì che i soggetti sappiano chi stanno votando, e quindi ovviamente il soggetto che potrebbe legittimamente dire vabbè, ma la mia posizione giuridica di 10 anni fa è diversa da quella che ho io oggi, io ho una vita, oggi mi sono rifatto una vita, sì, ma se la tua vita però è una vita che è di interesse pubblico e quindi c'è un'attualità e quindi un interesse della pubblica, diciamo del pubblico, a conoscere le informazioni perché tu ti stai candidando per un ruolo pubblico, allora c'è il diritto della collettività a vedere ancora quelle informazioni che sono presenti sul web e che ordinariamente dovrebbero essere in qualche modo cancellate. Il diritto all'oblio ha una cesura fondamentale che è stata diciamo in qualche modo prodotta l'anno scorso con una sentenza della Corte di Giustizia europea sul cosiddetto caso Google Spain. Che cos'era il caso Google Spain, da cui poi si è originato tutto il casino che voi avete sentito, la confusione che si è generata sul diritto all'oblio, perché si è avuto paura in qualche modo che si potessero aprire il vaso di Pandora della cancellazione indiscriminata dei contenuti sul web. In realtà non è così. Cosa era successo nel caso Google Spain? Un soggetto, tra l'altro era un avvocato, si era in qualche modo trovato coinvolto in un procedimento di pignoramento immobiliare diversi anni prima, che era stato pubblicato su un quotidiano che si chiamava L'Avanguardia. Cioè c'erano gli annunci delle aste giudiziarie che erano state pubblicate da questo giornale spagnolo di tanti anni prima. Questo soggetto dopo 10 anni dice: io che faccio tutt'altra attività non voglio che quel trafiletto che viene catturato da Google su il pignoramento della mia casa di 10 anni fa, non voglio che venga catturato da tutto il mondo su internet, perché che cosa c'entra l'asta giuridiziaria della mia casa 10 anni fa con quello che faccio io oggi? E trattandosi di un soggetto che esercitava la posizione di avvocato, chiaramente il decoro della professione comportava che andare su internet e trovare come primo risultato della parola Juan Gonzalo, come si chiamava, pignoramento, gli hanno pignorato la casa, chiaramente comportava un danno alla propria posizione umana, professionale di questo soggetto. Questo soggetto si rivolge naturalmente prima alle autorità spagnole, si arriva alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia emette una sentenza a sorpresa, perché l'avvocato generale era stata di avviso diverso, a sorpresa perché voi sapete che, diciamo, per vari motivi le grandi realtà multinazionali di solito hanno una, come dire, riescono in qualche modo a far ascoltare le proprie parole alle autorità, e quindi è stata una sorpresa il fatto che la Corte di Giustizia invece avesse una posizione così netta
contro Google. E quindi in qualche modo si è creata una situazione di difficoltà, perché che cosa ha detto la Corte di Giustizia? Mentre fino al caso Google Spain si era convinti che la richiesta di rimozione dovesse essere fatta direttamente all'editore, al giornale, al titolare del sito, e posizione avallata dal garante privacy, il quale aveva sempre detto tu ti devi rivolgere al giornale, non devi andare al motore di ricerca. Google, diciamo, la Corte di Giustizia dice no, Google è titolare del trattamento dei dati personali, cioè il trattamento di indicizzazione. Non solo, Google fino a quel momento aveva detto io sono una entità extraeuropea, perché sapete che Google, diciamo, ha delle società sparse in Europa, ma sono tutte società che fanno pubblicità, che non hanno una relazione diretta con un'attività fisica. E quindi, diciamo, Google diceva io non sono parte del territorio europeo, i miei server sono all'estero, cioè in una zona extraeuropea, non mi puoi applicare tu la disciplina del trattamento dei dati personali europei, anche perché appunto il trattamento di indicizzazione non è un trattamento vero e proprio. La Corte dice no, tu invece sei soggetto alle regole europee, perché parte del trattamento avviene qui, perché il trattamento di indicizzazione comunque avviene in Europa. Quindi i garanti europei e la magistratura europea ha facoltà di importi la cancellazione o comunque la deindicizzazione. Ora, non si trattava, ed è importante perché la Corte di Giustizia invece rigetta la cancellazione sul sito dell'editore. Dice guarda che no, non devi andare dall'editore, quello che aveva sempre detto il garante privacy, l'ha detto la giurisprudenza, no, tu puoi serenamente andare da Google a chiedere. Chiaramente apri di cielo, perché Google a questo punto dice vabbè, mi trovo in un contesto nel quale mi fanno tutti causa. E ovviamente sapete che noi siamo in Italia e i risarcimenti sono quelli che sono, ma in America, nei paesi anglosassoni, i danni punitivi sono pesantissimi. Cioè lì si parla di milioni e milioni di euro, non è come in Italia che ti condannano, lì si condanna veramente. E allora Google che cosa fa? Dice no, dobbiamo disinnescare la mina. Piuttosto che avviare procedimenti giudiziari, ti faccio questa cosa, ti metto un modulo su internet. Come stabilisco io quali sono le regole? E lo decide Google. Cioè Google dice guarda, sono io che stabilisco le regole. Quindi se a me, secondo me, quella informazione è di interesse pubblico anziché essere di interesse della persona, io sulla base di una sorta di mini processino, che però non prevede la partecipazione tra l'altro dell'editore, attraverso questo mini processino decido di disporre la deindicizzazione delle informazioni. Ora, la dottrina ha subito detto non si può lasciare a un soggetto privato, a una multinazionale, la possibilità di fare delle scelte autonome di questo tipo, perché gli si dà il compito che deve essere un compito del giudice o un compito del garante, delle autorità di garanzia, proprio perché naturalmente Google si potrebbe sbagliare. Voi pensate bene che nonostante si sia affrettata Google a dire che tutte le questioni vengono svolte da persone fisiche, in realtà utilizza un algoritmo, anzi utilizza diversi algoritmi, quindi diciamo siamo in una presenza di un diritto, ok, un diritto molto, diciamo, in qualche modo che deve essere regolato. Ora, quindi ci troviamo oggi in una condizione nella quale questo modulo funziona, nella maggior parte dei casi il garante ha avallato in qualche modo queste definizioni, e quindi sostanzialmente, insomma, Google ha disinnescato questa mina. E ovviamente adesso vedremo quello che accadrà. Ora parleremo degli aspetti pratici di come si fanno le richieste e di come si può ottenere giustizia e di come naturalmente ci si può difendere. La prima relazione è dell'avvocato Alessandro Monteleone, che è un esperto di questi temi, che analizzerà la giurisprudenza, soprattutto di merito, in tema di cancellazione dei contenuti nei confronti di organi di stampa. E quindi vedremo una serie di provvedimenti dei giudici che sono stati evocati dai soggetti che volevano questa riconoscimento del diritto all'oblio. Per cui passo la parola a Alessandro Monteleone e per la sua relazione. Buongiorno a tutti. Allora, come ha correttamente detto Fulvio, diciamo, il presupposto legittimante alla pubblicazione di un fatto privato all'interno di uno scritto di stampa è
Ale, microfono. Si sente. Pronto? Eccoci. È il cosiddetto interesse pubblico alla notizia. Questo interesse deve essere concreto ed attuale. Una volta che diciamo, la collettività viene resa edotta delle circostanze di notizia e quindi informata con completezza, questo fatto ormai si deve ritenere come acquisito. E da questo momento in poi inizia il cosiddetto di interesse pubblico alla notizia, inizia ad affievolirsi. Ciò sta a significare che inizia a prendere consistenza il cosiddetto diritto all'oblio, talvolta diciamo denominato come diritto ad essere dimenticati, ma nel caso che ci interessa va meglio qualificato come diritto a non essere più ricordati per quel determinato fatto di cui si era protagonisti. La mia analisi riguarda tre sentenze del Tribunale di Roma, e due tra di loro sostanzialmente conformi e una in realtà molto particolare, per questa la voglio porre alla vostra attenzione, relativa alla richiesta di rimozione di articoli da archivi telematici di quotidiani online. Allora, una in particolare, un soggetto chiede anche in via cautelare, attenzione, questo è un aspetto molto particolare che poi adesso vi dirò, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei propri dati dall'archivio online del quotidiano. Al contempo ha chiesto alla convenuta, appunto, impresa editoriale di adottare ogni misura tecnologicamente idonea ad evitare che i dati del ricorrente fossero rinvenibili attraverso l'utilizzo di un motore di ricerca generalista, nel caso che ci occupa il più importante, Google. In primis, la domanda cautelare è stata ovviamente rigettata. Tutto questo perché, questo lo dice il Tribunale di Roma, come ripetutamente affermato dal Tribunale di Roma, ma anche da altri organi giurisdizionali di merito italiani, in giudizi simili, non può essere accolta questa domanda cautelare, visto che in concreto si risolverebbe in una forma di censura che, ove venisse accolta, produrrebbe gli stessi effetti del sequestro, che, come sappiamo, nel nostro ordinamento è consentito solo nel caso in cui si tratti di stampa oscena, nel caso di stampa che integri un plagio, oppure nel caso in cui realizzi la cosiddetta apologia di fascismo. Ciò detto, andando al merito, il Tribunale premette nella sua, diciamo, nella parte emotiva della sentenza, che l'oggetto del giudizio non è tanto il rispetto del requisito di verità della notizia, perché diamo per presupposto che la notizia sia lecita. Il problema è diverso, è stabilire se il meritevole di tutela riceve il diritto del ricorrente di non vedere riproposti all'infinito fatti oggetto di cronaca passata, soprattutto nel caso in cui questi fatti offrono al pubblico un'immagine del soggetto completamente differente da quella attuale. E quindi qui appunto il diritto a non, diciamo, a vedere, diciamo, proiettata la propria identità personale come attuale, non come quella, diciamo, del tempo passato. E in questo tempo, in questo senso, nel caso, diciamo, addominalizzato, il Tribunale ha verificato la sussistenza della cessazione della materia del contendere. Questo perché nelle more l'editore aveva in ogni caso anonimizzato i dati del ricorrente, perché appunto si è adeguato a ciò, alle prescrizioni del garante, secondo cui l'editore, su richiesta di parte, deve adottare ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità della persona interessata contenute nell'articolo continuino ad essere rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo di motori di ricerca generalisti. Per cui poi, corollario di questa premessa, è che devono essere disattese le ulteriori istanze di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati dall'archivio online. Merita di essere analizzata anche la richiesta risarcitoria, perché in tutti questi casi, a corredo di una richiesta di rimozione o di anonimizzazione dei dati, vi è una richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale. In tutti questi casi analizzati, la domanda viene sistematicamente rigettata. Questo perché parte, diciamo, in qualche modo da un equivoco, da un presupposto sbagliato, perché il ricorrente ritiene illegittima la pubblicazione e quindi ricollega il danno all'evento in sé, mentre invece nel nostro ordinamento si deve ritenere ormai pacificamente che il danno risarcibile è solamente il danno conseguenza, cioè quel pregiudizio che consegue alla pubblicazione asseritamente ritenuta illegittima. E questa, diciamo, l'altra sentenza da me analizzata è sostanzialmente conforme a quella, diciamo, che vi ho in questo momento illustrato. Quella invece più peculiare e che, diciamo,
sicuramente potrebbe creare non pochi problemi agli editori. È una sentenza del 2014, perché è quella che vi ho appena, diciamo, illustrato, del 2015, in cui, a fronte di una richiesta di un soggetto interessato, quindi un soggetto i cui dati personali sono trattati all'interno dell'archivio online del quotidiano, di rimozione o in subordine di integrazione e di aggiornamento dei propri dati, il tribunale ha ritenuto meritevole questa seconda richiesta, ma in questi termini. L'editore ha l'obbligo di predisporre all'interno del proprio archivio telematico un sistema idoneo a segnalare nel corpo a margine la sussistenza di un seguito e di un sviluppo della notizia. Il caso più, diciamo, ricorrente sono i casi di cronaca giudiziaria, in cui probabilmente viene data notizia a chi ha lettere del rinvio a giudizio o di un'indagine penale, ma non viene mai data notizia che magari quel soggetto inizialmente imputato poi viene condannato, viene assolto pienamente sia in tribunale che in sede di legittimità davanti alla Cassazione. E come dicevo, appunto, il tribunale sostiene che l'editore debba approntare un sistema idoneo a segnalare nel corpo a margine la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento. Il collegamento della notizia e alle altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o finanche radicalmente mutare il quadro che si è evinto dalla notizia originaria. Pertanto i dati devono risultare esatti e aggiornati in relazione alle finalità del loro trattamento. In concreto che significa? Significa che l'obbligo di aggiornamento scatta solamente a seguito di una formale richiesta dell'interessato, e quindi non vi è un obbligo sistematico e automatico in capo all'editore. Ma con un sistema di postille e di note che devono comunque dar conto delle vicende successive, in grado di salvaguardare il contenuto storico ed originario della notizia. Ovviamente la giurisprudenza di merito non condivide questa, diciamo, questa decisione, che è da ritenere isolata e quindi in qualche modo, almeno da parte mia, non condivisibile. Questo perché? Perché gli archivi telematici dei quotidiani, come in qualche modo ha riassunto efficacemente un'altra sentenza, ed è la terza che vi illustrerò oggi, costituiscono la memoria storica del quotidiano medesimo, per cui il contenuto stesso non può essere modificato o manipolato, avendo finalità documentaristica e conservativa. Pertanto, per quanto attiene alla richiesta di blocco della indicizzazione, controparte, no, questa è il corollario di questa premessa, esattamente. E anche in questo caso qui, rigettata la richiesta di rimozione e di aggiornamento, viene rigettata anche la richiesta risarcitoria, sempre sul medesimo presupposto. Il ricorrente, che lamenta il cosiddetto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, non ha assolto ad un onere, che è un onere tipico del nostro processo civile, che è un onere di allegazione e prova in ordine agli asseriti danni. Non può riferirli, ma vi è un onere di allegazione specifica, se non di prova puntuale e concreta in ordine a questo danno assolutamente patito. Fulvio, io ho esaminato le tre sentenze, quindi non so se vuoi integrare qualcosa su questo tema. Perfetto, abbiamo visto quindi una selezione giurisprudenziale. Io invito i partecipanti a non rimanere muti, cioè coloro che sono davanti a me, ma a esprimersi, visto che la tavola rotonda di per sé deve essere interattiva, quindi se avete dei dubbi che vi accorano, come diceva una trasmissione di qualche anno fa, esprimetevi in qualche modo e cercate di in qualche modo di provocarci nelle risposte che vi possiamo dare. Quindi non so se fino adesso ci sono delle domande, qualcuno vuole intervenire. Ecco, c'è Fabio Pietrosanti che ci chiede la parola. Fabio. Sul tema del diritto all'oblio, una domanda che mi sono sempre posto: questo è efficace solo e soltanto finché non c'è qualcun altro che, magari per spirito di trolling o spirito di attivismo civico... Allora, chiariamo che cosa vuol dire trolling per le persone che sono all'ascolto, perché altrimenti... Allora, trolling vuol dire...
Attivismo civico. Ok. Non proprio. Bene. Diciamo rilinkasse, ripubblicasse, rendendo accessibili le informazioni eliminate tramite diritto all'oblio tramite altri indirizzi. In questo caso, vedo che Matteo vuole dire. Però completa la domanda, però. Diciamo, in questo caso il sistema implementato dai motori di ricerca diverrebbe inefficace, perché sarebbe un cat and mouse, no? Sarebbe una continua ricerca a chi ripubblica le informazioni che sono state eliminate, perché come nel caso dei torrent o dei siti che indicizzano il web streaming, è un continuo ti corro dietro e qualcun altro lo ripubblica. Ma infatti qual è uno dei problemi, ad esempio, che sono sorti da Google Spain, è che la sentenza della Corte di Giustizia riguarda solamente l'Europa, i contenuti che sono indicizzati nelle varie Google dei paesi europei. La Francia adesso ci arriviamo. Comunque, che cosa succede? Che se io voglio andare a prendere un'informazione su un motore di ricerca che è per esempio in India o è ad esempio in America, mi ritornano tutte le informazioni che magari sono state cancellate da Google. Di per sé la rete non è controllabile, lo sappiamo, no? Cioè ogni effetto, e poi lo vedremo con la relazione di Matteo Flora, la rete è sottoposta al cosiddetto effetto Streisand, di cui ne parlerà poi in maniera più approfondita Matteo, che comporta praticamente che se tu tenti di cancellare delle informazioni dalla rete, ottieni essenzialmente il risultato opposto. Ecco perché la censura su internet non funziona, perché da qualche altra parte l'informazione riciccia fuori, per dirla alla romana, e quindi è inutile tentare di effettuare delle rimozioni, perché comunque in qualche modo quell'informazione in qualche modo verrà. Adesso avremo una reazione esplosiva di Matteo Flora, che come voi sapete è l'uomo più cattivo del mondo, nel senso è il soggetto che per conto di tante persone si occupa del diritto all'oblio dalla parte dei cattivi, cioè da coloro che chiedono di cancellare i contenuti e che vogliono ripulirsi la reputazione. È un guru del web, sicuramente avremo molto interesse a seguire. Quindi Matteo, hai esattamente circa 32 ore per fare la tua relazione, per cui esprimiti pure. Se riesco a far partire la connessione, che dovrebbe funzionare, per si è bloccato. Mentre si riprende, mi chiamo Matteo Flora e ho, tra le altre aziende che gestisco, una delle aziende italiane che dicono essere leader nella gestione della reputazione. Io non ho detto che è vero. Detto questo, ci occupiamo sì di monitoraggio della rete da tempi non sospetti. Se dovesse partire io sarei molto felice. Qualcuno è abituato al sistema operativo, al buco col sistema operativo intorno, per capire? Cioè Windows. Vabbè, è la maledizione del fatto di dover usare Windows. Dicevo, mi occupo di gestire anche tutte quelle che sono le problematiche reputazionali di una serie di persone. Alcune di queste persone hanno delle vite stranissime. Abbiamo clienti che si trovano ad avere quello che viene chiamato revenge porn sulla rete, quindi l'ex fidanzato che pubblica fotografie in atti sessuali e o in déshabillé della ragazza, mettendo magari anche nome, cognome, numero di telefono e suggerendo che la ragazza è prona a essere estremamente favorevole a qualunque tipo di approccio. Abbiamo persone che hanno diffamatori sessuali pesanti, quindi che raccontano in giro avance piuttosto che storie su blog dedicati a questo tipo di discorsi. Abbiamo anche persone che una volta nella loro vita si sono trovate nel fuoco dei riflettori. Abbiamo una ragazza molto carina, molto gentile, che è arrivata da noi, mamma di 4 bambini, che in giovinezza faceva la cameriera e a un party dove l'avevano assoldata è entrata una retata del mafioso di turno con giornali da tutte le parti, bloccata anche Tizia Caia di residente nel paesino. Anni dopo cosa succede? Succede che gli archivi del sito web
ritornano online, gli archivi del giornale arrivano online e cercando il suo nome e cognome si trova questo. Partecipa qualche anno dopo alle preselezioni per Miss Italia e l'articolo di giornale, quando lei si posiziona in posizione non rilevante, è: ecco, è arrivata tra i primi anche Tizia Caia, già tristemente nota per essere stata coinvolta in... Oh, fantastico, meraviglioso, grazie. Quindi, nella realtà dei fatti, non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Questa è colpa sua, No. Ma sono l'unico che le ha fatte. Ricordati che siamo in streaming, quindi ti vede tutto il mondo. Quindi... fantastico, non è un problema. Sì, ma su computer che meritano questo nome. Dicevo, vediamo se ce la facciamo. Zero. Non ce la potremo fare. Prima della giornata di domani, perché poi... Ci sto provando, fortemente ci provo. Ora, vediamo se riusciamo... Visto che le stiamo vedendo, quindi non è vero che è privato private content. Non ce la faremo mai. C'è un Firefox da qualche parte qui. O un Chrome, o un sistema... O comunque un browser degno di questo nome. Ok. Che di solito i conferenzieri, di fronte a queste cose, sanno anche... parlare a braccio, quindi... Sì, ma ci sono delle cose divertenti da far vedere. Se le dico è un conto, se ve le faccio vedere è un altro. Ecco, infatti funziona. Tanto per cambiare. Allora, dicevamo. Dicevamo. A parte chi sono che non vi interessa. Effetto Strasser. Dicevo, ci sono società che fanno questo lavoro. Ci sono società che lo fanno bene. Ci sono società che lo fanno male. La cosa più divertente dell'ultimo periodo sono gli avvocati che si improvvisano società di reputazione online e che quindi agiscono nel modo in cui normalmente abbiamo visto gli avvocati reagiscono in questo modo. Toho buco il sito web con le diffide a nastro, utilizzando dei sistemi anche che funzionano discretamente bene. Ora, l'effetto che possono ottenere si chiama Strasser Effect, cioè... tento di chiudere una notizia, ma la notizia riparte in grande velocità. Si chiama Strasser Effect proprio per Barbara Strasser, che nel 2003 fa causa a un sito web che si chiama Pictopia per far rimuovere una fotografia della sua villa a Malibu. Non solo la fotografia non viene rimossa, ma viene pubblicata come copertina di un grosso quotidiano e le 2-3 mila visite che aveva su questo siterello mediamente sconosciuto diventano centinaia di migliaia. Nel caso in cui vi chiediate, questa è la fotografia che voleva fare andare. Ah, che non l'ho trafugata, è sulla pagina di Wikipedia che ha avuto non so quanti milioni di visualizzazioni dal momento in cui lei ha chiesto di rimuoverla. Ora, premesso, io non ho niente con gli avvocati, contro gli avvocati, io ho un sacco di amici avvocati. Okay. Che è la stessa cosa che si dice, che dicono i finti tolleranti su, che ne so, un sacco di amici gay, no? Stesso discorso, ok? Io non ho niente contro gli avvocati, ho un sacco di amici avvocati, ma il DMCA, Digital Millennium Copyright Act, è un sistema che viene usato per fare delle notifiche di copyright, ok? Copyright. Ricordatevi bene questa parolina, copyright. Non ho detto diffamazione, vero? Ho detto copyright. È uno dei sistemi che viene usato per far togliere i contenuti dai motori di ricerca o dai blog più velocemente. Perché? Perché il DMCA nel regime americano, legale americano, ha delle cose molto comode, tipo io faccio una notifica dicendo quello è mie cose, mio diritto d'autore, la controparte o risponde, cioè il terzo che ha pubblicato o risponde a Google, o Google è tenuto, Google come tanti altri motori di ricerca, è tenuto a rimuoverlo in un arco temporale ben definito. È una cosa che fa tanto paura a un hosting provider, il fatto di essere uncompliant per quanto riguarda DMCA, perché rischia di perdere tutti quei vantaggi che lo classificano per la legge americana come hosting provider, e quindi tutta una serie di non punibilità negli Stati Uniti rispetto a determinate cose. Ora, è diventata moda di tante realtà mandare le richieste di rimozione utilizzando DMCA. Quindi per diffamazione, per contenuto trafugato, per tutta una serie di cose che non c'entrano con il DMCA, mandare dei DMCA. C'è un piccolo problema tecnico. Io non so quanti di voi conoscono questo meraviglioso sito, si chiama Chilling Effects. Non è indicizzato da Google, quindi non lo troverete. Però andate su chillingeffects.org e trovate una cosa divertente. Da tanti anni Google e tanti altri partner indicizzano tutte le richieste di DMCA.
che sono arrivate a loro, mettendo nome, cognome, contenuto della richiesta e link da deindicizzare. Non so se qualcuno di voi lo vedo già sogghignare, alcuni non hanno ancora fatto il calcolo. Significa che se io cerco diffamazione, trovo un elenco di centinaia di richieste per diffamazione che sono finite come DMCA in un motore di ricerca. Ma non trovo solo l'elenco, la cosa divertente è che trovo anche tutta la richiesta. Chi l'ha proposta? Chi è il soggetto che dice di essere stato diffamato, il testo e il contenuto completo della comunicazione e l'indirizzo che volevano fare rimuovere, completo e non anonimizzato. Ma perché? Perché si tratta di diritto d'autore, quindi non c'è un problema di dato privato, di qualunque tipo, non è nemmeno un atto giudiziario strettamente dentro, è una notifica che io faccio. Ma la cosa più divertente è che il motore di ricerca funziona molto bene, quindi posso andare a vedere in questo caso il signor Edoardo Calderone, che non so chi sia, e vedere quali altre richieste ha fatto il signor Calderone rispetto a magari diversi suoi clienti, quindi vedere tutte le richieste che hanno fatto, o se no andare a prendere la società e vedere quali altre richieste la società ha fatto. Quindi ho un comodissimo, comodissimo strumento per andare a vedere tutti gli indirizzi di cui è stata chiesta la rimozione, già preselezionando il cliente che l'ha chiesto ed eventualmente il professionista che gli ha fatto le segnalazioni. Se voglio scoprire che cosa è che vuole nascondere una determinata azienda che usa male gli strumenti, lo trovo qui. Voi dite, mica ci saranno degli studi legali che fanno queste cose. Uno studio legale si presuppone che sappia come usare un mezzo e che quindi se io scrivo studio legale in questo motore di ricerca non trovo qualcosa come 109.302 richieste di vari studi legali. Ma la cosa più divertente è un'altra, che oltre ad avere nomi, cognomi degli studi legali e professionisti, siccome è necessario dire per lo studio legale, per chi lavora, quindi in nome e per conto di, basta un semplice scriptino e io mi tiro giù nomi e cognomi dei clienti di tutta una serie di studi legali italiani e so cosa volevano togliere, quali sono i contenuti, cosa c'era in quella mail, tutta anche la loro visione dei fatti, perché spesso sono migliaia e migliaia di parole che raccontano, e in più posso anche avere la corrispondenza studio legale e assistito. Ora, parlavamo prima dei giornali. Io non ho niente contro i giornalisti, ho anche un sacco di amici giornalisti, ma dopo oggi un po' di meno, di avvocati e giornalisti, cioè. Ma, il protocollo di esclusione robots, che prima l'amico Micozzi ha citato due o tre volte dicendo se non volete che qualcosa venga indicizzato potete segnalarlo lì, funziona molto bene per quei dati che sono pubblici, continuano ad essere pubblici, e dico solo al motore di ricerca non indicizzarli. Funziona molto male se siete un avvocato che vuol far rimuovere un contenuto da un motore di ricerca, il fatto di segnalarlo lì. Perché? Perché poi ci sono delle persone orribili, ma proprio orribili, tipo me, che fanno una cosa orribile. Cioè, vanno a vedersi nei robots.txt dei vari giornali, questo è il Corriere, che cosa succede. Ora, una parte è normale, queste che vedete, robots serve per escludere determinati cose. Quindi, ad esempio, la directory prova, la directory test, la directory cestino, tutte queste cose è giusto che siano lì. Sono delle prove che fa la testata e ti dice non indicizzare le prove, noi nemmeno siamo liberi di testare. Tutto l'elenco però invece che c'è dopo di tutti i contenuti di cui è stata richiesta la deindicizzazione è estremamente interessante. E praticamente avete un giornale che vi fa la selezione di tutto quello che gli è arrivato e che gli hanno chiesto di rimuovere. Quindi potete prenderli, recuperarli e andarvi a leggere quali sono le problematiche. Su. Ce la puoi fare, fidati, ce la puoi fare. Quali sono le problematiche di riferimento? Non ce la possiamo fare. Su? Cioè, vi blocca proprio sulla parte più divertente, peraltro. Anna, ma cosa avete? Internet a criceti qui? C'è il criceto sulla ruota che... No, in genere è quando va in time out che fa così. Riprenditi. 20, vedete che adesso c'è 19, 18, eccolo qui. Allora, se io vado a vedere qui e trovo questo, che ne so,
Milano Cocaina Sugar Santucci, non so come mai, ma subito dopo mi trovo nomi e cognomi di persone coinvolte in vari ed eventuali fatti di cronaca. Ma non ho neanche bisogno di vedere che problema ci può essere o quali sono interessanti, di andare a cercare quali sono quelli interessanti. Me lo dice già il quotidiano. Mi dice, ascolta, se vuoi trovare qualcosa che è un po' così, le avete tutte qui. Non solo. Ce ne sono alcuni dove io vado, clicco e trovo che la pagina non è più disponibile. Quindi non solo hanno chiesto la deindicizzazione, ma hanno anche rimosso. So benissimo tutte le richieste di rimozione che hanno avuto e cosa hanno rimosso. Posso andare a vedere qual era il titolo e andarmi a recuperare quello che è successo. Meno sono, meglio è. Quindi questo è il foglio che ha una sola pagina di cui ha chiesto la rimozione, andatevela a vedere, è divertente. Alcuni hanno addirittura dei file. Questo è lettera 43, che ha un'unica esclusione, che è un file ordinanza PDF, che però non si trova online. Quindi ho dovuto addirittura usare la potenza di Google e cercare la copia cache su Google per trovare l'ordinanza di custodia cautelare di Orsi, tra l'altro totalmente non anonimizzata, con tutti i dati privati dei interessati. Prettamente disponibile ancora online, la trovate perfettamente online perché non è stata rimossa dalle pagine, perché non è stata fatta la cosa corretta. Potete trovare anche, questa è la Gazzetta, delle cose ancora più divertenti, delle pagine che sono rimosse, dove se andate sulla pagina trovate la lettera dell'avvocato con la diffida alla pubblicazione subito dopo. Quindi, egregio direttore, con riferimento all'articolo pubblicato mi vedo costretto a precisare che nell'articolo sono stati diffusi diversi e rilevanti dati sensibili relativi allo stato di salute di. Ora, io non voglio togliervi il divertimento, quindi ho fatto una cosa molto semplice, vi ho lasciato una serie di indirizzi, andate e prendeteli tutti, questo è il mio weekend di divertimento per voi e per tutti. Ora, io non ho niente contro le società di reputazione, ok? Ne ho anche una, ma alcune società di reputazione tentano di fare il lavoro molto più veloce di quanto serva. Vi faccio un esempio classico, si chiama content seeding. La pratica alla base dei meccanismi di gestione della reputazione. Che cos'è? Semplicemente, quando succede qualcosa di male su di voi, nel 90% dei casi, se non siete dei personaggi mediamente pubblici, non avete mai nessuno che ha parlato di voi, se non quello che succede nella cronaca. Buona parte delle strategie di gestione della reputazione non si basa solo sul cancellare i contenuti online. Si cancellano principalmente se sono diffamatori o se è intervenuto un lasso di tempo molto lungo. Quello che succede è proporre una seconda visione di quello che è successo, creando dei contenuti e dando in modo alle persone di avere quella voce che prima non aveva. Ora, ci sono due modi per farlo, un modo giusto e un modo sbagliato. Il modo giusto, quello fatto bene, è che se ho tre persone, ciascuna delle tre persone ha tanti contenuti fatti per ciascuna di loro. Quindi il signore in azzurro lì a sinistra ha tanti contenuti azzurri, il signore rosso ha tanti e così via. Ovviamente è molto dispendioso ed è un lavoro costante e continuo. Ci sono società di reputazione che vi dicono, guarda, ma non è un problema, io te la faccio a meno. Ma perché? Perché fa l'altro sistema. Hanno due o tre siti web, tre, quattro, cinque siti web, in cui pubblicano le biografie di quelle persone. Quindi i siti sono sempre gli stessi, sono già indicizzati, e vado a mettere all'interno queste persone. Cosa succede? Succede che poi alla fine si ricerca nomi di persone e si iniziano a trovare dei pattern strani, tipo si iniziano a trovare siti web che recensiscono tutte persone, tutte e solo persone, sempre uguali tra di loro, in tanti siti diversi, con la stessa biografia, con gli stessi contenuti, con le stesse fotografie. N siti web dove sono presentati sempre gli stessi professionisti. Non in tutti, ma in moltissimi, stranamente, se mettete nome e cognome, appaiono come primi risultati quelli di questi portali, e subito sotto indagini, arresti. Che cosa strana, vero? È come se qualcuno avesse fatto un errore madornale e invece che creare contenuti direttamente per ciascuna delle persone che vuol fare la polizia della reputazione, abbia creato un indice delle persone che hanno chiesto reputazione. Quindi se dovessi fare io una cosa del genere, farei un sito che ha dentro 2000 bibliografie e ci infilerei dentro due o tre miei clienti. Non faccio un sito che ha tutti e soli i miei clienti, perché il fatto stesso che io compaia all'interno di uno di quei siti significa che ho fatto qualcosa per modificare la mia reputazione. Ora, ce ne sono tanti di siti, poi ci sono gli indirizzi qui.
Volevo, no, ancora una volta, non volevo privarvi del divertimento di andare a vedere, quindi vi lascio nelle slide una serie di nomi e cognomi, una serie di società che non hanno nulla da nascondere, assolutamente. Stranamente sono tutte all'interno di tutta una serie di siti, tutti omologhi tra di loro. Vi consiglio di andare a ricercare i nomi e cognomi e vedere se alcuni di questi magari hanno approfittato di servizi di reputazione. Lo trovate molto semplice nel caso, perché trovate tutta una serie di vicende giudiziarie, magari nel passato, e sopra tutta una serie di contenuti nuovi. Detto questo, il processo di gestione di reputazione come si fa? Non si fa con sono un legale o un cugino tecnico, ok? Non si fa con sono un legale tobu col sito. Prevede una serie di buoni bilanciamenti tra dei legali, perché servono, spesso con la diffamazione fanno la differenza, non vi dirò di più, una cosa proprio becera, più è grosso il nome dello studio legale, più sembra cattivo, più funzionano queste cose, bruttissimo ma assolutamente reale, una parte di comunicazione, che può decidere come strutturare la vostra parte di comunicazione, e evita magari di mettervi all'interno di siti dove ci sono già tutta una serie di personaggi equivocabili, e una parte tecnologica che spiega, ad esempio, ai giornali online che tu vuoi la rimozione, ma non vuoi la rimozione mettendo in robots.txt, perché qualunque imbecille, primo io, può andare a trovarli e farti un bel dossieraggio a posteriori. Vuoi che si faccia in tutte le altre modalità che Google e i vari motori di ricerca danno a disposizione per farlo silente e non esplicito. Ora, tutto qui. Nel gioco delle parti, andate a vedervi, andate a studiare i link che vi ho dato, capirete molto di come normalmente viene fatta la versione veloce della reputazione online e capirete probabilmente come tante di queste persone rischiano molto di più dopo aver passato una parte di rimozione di contenuti di quanto rischiavano prima con due o tre siti online che a torto o a ragione li massacravano. Bravo Matteo, molto interessante questa relazione. Chiaramente tutti gli avvocati e i giornalisti in sala lo aspetteranno fuori, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. E da questa relazione abbiamo capito una cosa molto semplice: è meglio non diventare persone pubbliche, aprire un ciringhito sulla spiaggia, evitare di apparire su Google, perché se questi sono i risultati probabilmente è meglio così. Mi viene da dire che in realtà abbiamo, come diceva poi Zuckerberg, in realtà abbiamo barattato la nostra privacy con internet, cioè noi di fatto viviamo in un mondo interconnesso, abbiamo totalmente rinunciato alla nostra privacy, perché evidentemente cediamo tutte le nostre informazioni a volte al miglior offerente senza che nemmeno noi sappiamo di cedere queste informazioni, ma evidentemente nel momento in cui ci scattiamo dei selfie, li mettiamo sulla rete, nel momento in cui decidiamo di dare le informazioni sulla nostra vita, evidentemente ci dobbiamo esporre anche a quello che è poi a un certo punto una sorta di gogna mediatica. Esattamente. Una cosa molto divertente, voi sapete che la CNIL, che è diciamo l'organo sulla privacy francese, ha sempre avuto una posizione molto severa sul diritto all'oblio, sulla privacy, fino appunto a, come diceva Matteo qualche minuto fa, fino al punto di avere emesso un provvedimento qualche giorno fa nel quale si stabilisce che la cancellazione dei contenuti per diritto all'oblio non deve avvenire solamente nei motori europei, ma deve avvenire anche in tutto il mondo. In realtà le sanzioni sono irrisorie, perché Google rischia chiaramente 100.000 euro di danni. Chiaramente il responsabile di Google si è affrettato a dire: noi rispondiamo a quello che dice la Corte di Giustizia, come dire, guarda CNIL, ci fai, insomma, in qualche modo non adempiremo. Uno dei motivi per i quali la CNIL è però così in qualche modo attenta deriva anche da un fatto che pochi sanno, e cioè che il presidente della CNIL di qualche anno fa, non l'attuale, a un certo punto, diventato presidente della CNIL, si vide in rete mandare delle foto nelle quali in gioventù, a una festa ubriaco, si era calato i pantaloni e aveva mostrato le natiche. Ora, questo naturalmente aveva portato ovviamente a, come dire, a non so se dei danni alla persona, ma in qualche modo questo soggetto, che nella vita precedente era stato uno studente che si era divertito a delle feste, diventato il presidente della CNIL, uomo pubblico, dice: io non gradisco che le mie immagini vengano pubblicate. Si trattava di un qualcosa precedente ai social network, perché oggi le foto
ce le scattiamo e le mettiamo direttamente noi sui social network, quindi lo facciamo direttamente noi la lesione della privacy. Però ecco, capite che molto spesso questi meccanismi sono diciamo sono molto più basati poi sugli aspetti personali che su quello che noi immaginiamo. La legge non è semplicemente un qualcosa che sta sopra di noi, siamo noi che in qualche modo creiamo poi i contesti per cui poi la legge deve operare. Ora, innanzitutto, ripeto, vi vedo muti e inerti, perché avete fame oppure perché volete... Ecco, c'è Micozzi che invece non è né muto né inerte, a quanto pare. Vediamo un po' che ci dice. Sì, solo per un cenno sui robostick, sì, visto che mi ha evocato Matteo. Ovviamente quando si inseriscono, questo per far star tranquille le pubbliche amministrazioni che dopo l'intervento di Matteo potrebbero dire ah no, allora non utilizziamo più i robots.txt, poniamo un punto fermo, i robots.txt sono non un mio suggerimento ma sono un suggerimento del garante della privacy, e quando si inseriscono i robots.txt nel sito delle pubbliche amministrazioni non è che si mettono non è che si disallow ogni singolo documento, si mette in disallow, cioè non indicizzare, una cartella dove vengono inseriti i documenti che all'atto della diffusione poi vengono tolti da quella cartella. Quindi questo per far... No, hai perfettamente ragione, e infatti è il modo più comodo, siccome non si trovano mai, perché non sono mai, quei documenti non sono mai poi indicizzati nel sito web se non in una sottopagina. Io consiglio a tutti, se volete trovare dove sono quei documenti, di andare in robots.txt, è più veloce, così sapete qual è la directory dove si trovano. Sì, evitiamo di andarci. No, ma non ce li trovi dopo 15 giorni, non ce li trovi più, cioè lì vabbè, funziona il robots.txt. Quindi va bene, questo è la è importante questo discorso sui robot. Ora molti di voi diranno vabbè, ma noi che cosa ci interessa? Guardate che la deindicizzazione è una cosa molto importante, quindi la possibilità o meno di ottenere poi il risultato attraverso i file robot e i tag cambia radicalmente il successo o meno di una politica di reputazione. Voi sembrerà banale ma non lo è. Qualcun altro vuole... Allora diamo la parola, tanto abbiamo comunque tempo, abbiamo 40, 45 minuti circa, diamo allora la parola a Francesca Romana Fuxa Saturni, che ci parlerà di trasparenza e privacy. Bene, grazie Fulvio, buongiorno a tutti. Certo non sarà facile subentrare dopo un intervento così interessante, sicuramente curioso, e che ha sollecitato non solo avvocati e giornalisti ma anche tutti gli altri. E dunque io avevo intenzione di fare un certo tipo di intervento e ora mi trovo un po' anche trascinata dagli eventi e ho deciso insomma in corsa di modificarlo leggermente e dirvi qualcosa sulla trasparenza, e la trasparenza è nella sua applicazione con riferimento ai dati che le pubbliche amministrazioni sono tenute a appunto pubblicare nei loro siti istituzionali. Perché ve lo dico? Perché immagino che la maggior parte di voi sia perfettamente a conoscenza di questi obblighi, ma perché vorrei sollecitarvi con alcuni, diciamo, flash su quello che in realtà attualmente succede, soprattutto con riferimento a quelle pubbliche amministrazioni che non si limitano per, diciamo, mission istituzionale solo ad inserire i dati che la legge appunto sulla trasparenza dichiara di far sì che appunto debbano essere inseriti, ma inserisca anche che dei dati, sia tenuta diciamo ad inserire anche dei dati che presentino diciamo una linea di confine labile tra ciò che è tenuta e ciò che non è tenuta a pubblicare. Mi spiego meglio, vi sono delle pubbliche amministrazioni che sono appunto tenute a pubblicare dei dati, per esempio dei dati statistici, prima fra tutti l'Istat, ma molti uffici di statistica presso i principali enti pubblici e ministeri, compresi i comuni, compresi quindi gli enti locali, gli enti territoriali, sono tenuti appunto a pubblicare. Che cosa succede? Che spesso questi dati sono ovviamente di carattere personale, intesa diciamo nella nuova accezione, cioè pubblicano dati particolarmente incisivi sulla politica dell'ente territoriale, locale, politica che può essere di carattere sociale, sanitario, ambientale, eccetera, eccetera.
E che cosa quindi può accadere? Può accadere che un cittadino mediamente diciamo interessato o che abbia delle conoscenze leggermente superiori alla media del cittadino, muovendosi bene all'interno del sito, riesca in qualche modo a aggregare, ovvero a disaggregare questi dati e quindi a riuscire a individuare in qualche modo il soggetto del cui dato si tratta. Questo non è una questione di poco conto, non è diciamo un aspetto di carattere puramente scolastico, ma può accadere. E quindi abbiamo da un lato l'accessibilità totale, ciò che ci dice la legge, abbiamo dall'altro il dato personale, abbiamo ancora il dato istituzionale, cioè il dato che quell'ente è tenuto a pubblicare o è interessato a pubblicare per tanti motivi, per esempio ai fini di fornire diciamo un'informazione che possa essere da un certo punto di vista anche di ausilio alla collettività. Faccio banalmente l'esempio delle cause di morte di cui ai noi siamo più o meno tutti consapevoli, quindi il Ministero della Sanità, ma anche il Ministero dell'Interno, anzi soprattutto il Ministero dell'Interno, che detiene numerosissime collezioni di dati. E allora, come venire incontro a questa mediazione? Come fare in modo che questi dati, che possono essere accessibili, non dico da tutti, ma da soggetti che attraverso poi vari strumenti possano decifrarlo, diciamo, più facilmente di un vero e proprio esperto del dato, come fare a contemperare questi interessi? Dunque dobbiamo rivolgerci, no, direbbe l'avvocato, un po' al caso concreto e verificare quali sono effettivamente i dati più o meno accessibili e in che senso vada inteso il concetto di accessibilità totale. Noi sappiamo che il garante è intervenuto più volte dicendo: attenzione, accessibilità totale non significa esattamente funzione tale da disturbare o ledere la privacy di un soggetto. Sì, ok, ma concretamente come facciamo? E allora vediamo che molte pubbliche amministrazioni sollecitate da soggetti più o meno in procinto di essere lesi e quindi anche con delle semplici segnalazioni sono intervenute in vario modo attraverso differenti forme. Ve le voglio indicare alcune. Alcune di queste sono state delle modalità di aggregazione del dato per cui l'eventuale disaggregazione sia, diciamo, richiesta attraverso un apposito form e quindi da parte di un soggetto che quindi correttamente, una volta che si trova ad accedere a quella collezione campionaria, a quell'ensemble di dati, ovviamente nella correttezza, si trova quindi di fronte un disclaimer in quale gli viene detto: guarda, se hai interesse ad approfondire questa tematica, dimmi chi sei, per quale finalità tu mi chiedi questa, diciamo, approfondimento, e vediamo se nei limiti della legislazione dell'ente di cui trattasi, ovvero delle esigenze della collettività, sono disposto a cercare di disaggregare il più possibile quel dato che però io sono tenuto, diciamo, per legge a pubblicare in questo modo per non diciamo violare o alterare la privacy di quel soggetto. E quindi, per esempio, assistiamo a richieste da parte di soggetti appartenenti a strutture, per esempio pubbliche, e quindi sappiamo che fra soggetti pubblici delle richieste in tal senso sono giustificate ed hanno anche un percorso che lo stesso garante della privacy è edotto, di cui egli è edotto. Abbiamo delle vere e proprie convenzioni, atti che sono pubblici, che sono quindi accessibili anche dall'esterno, atti che dichiarano apertamente per quale finalità, quali sono i soggetti che le richiedono, quali sono i tempi entro i quali quei dati possono essere utilizzati. E questa, diciamo, questa rassicurazione, se così possiamo dire, è tale per cui il soggetto, ovvero l'interessato, cioè il titolare del dato, si
dovrebbe o potrebbe, diciamo appunto, sentire sicuro del fatto che quel dato non possa essere in altro modo, diciamo, alterato, ovvero riutilizzato, senza il suo consenso, ovvero il consenso del soggetto, in questo senso l'ente pubblico, che si fa carico ovviamente della responsabilità di far sì che quel dato non venga appunto ulteriormente pubblicato. Quindi ecco qui che questo aspetto trova una certa mitigazione, ma attenzione, siamo ancora agli inizi, abbiamo pubblica amministrazione non completamente in regola sulla trasparenza e sull'accessibilità, nonché sull'anticorruzione. Andiamo, diciamo, un po' per tentativi, nel senso che spesso le pubbliche amministrazioni pubblicano appunto forse più, e questo può essere uno dei casi, ovvero meno, oppure dividono ciò che deve essere oggetto di accessibilità da ciò che invece ritengono opportuno rendere diciamo pubblico nel più ampio spirito della conoscibilità, quelli che appunto voi tutti immagino conosciate, gli open data, e quindi la volontà di rendere appunto non solo accessibile da un punto di vista tecnico, giuridico, la struttura, l'organizzazione, i curricula dei dirigenti, degli enti, ma anche altri aspetti che appunto non vi rientrerebbero appieno, ma che comunque la pubblica amministrazione o alcune pubbliche amministrazioni sono, diciamo, interessati e nello spirito di voler dare applicazione alla normativa tendono, diciamo, ad unire e a volte forse anche a confondere. E questo è un rischio che io ho potuto verificare spesso e che può, come vi ho appena anche in qualche modo illustrato, stato creare qualche piccolo problema. Vorrei inoltre, diciamo così, porvi un altro aspetto che a me interessa e sul quale spesso, diciamo così, mi trovo a discutere anche con colleghi. La figura del responsabile della trasparenza, oggi anche, come voi sapete, responsabile per lo più anche dell'anticorruzione, anzi la legge richiede che insomma siano figure in qualche modo sovrapponibili, perché questi, come voi sapete, opera all'interno dell'amministrazione, cioè è soggetto dell'amministrazione. Egli quindi si trova in una posizione spesso, io ritengo, di potenziale difficoltà di gestione, di verifica, di analisi, di vigilanza. Gli articoli 41 e seguenti della legge appunto sulla trasparenza, dopo aver enucleato la figura del responsabile della trasparenza, poi, come voi sapete, parlano della CiVIT, dell'ANAC, cioè appunto proprio dell'autorità che ha proprio il compito poi di vigilare sull'operato dell'amministrazione. Ecco, vi do questo flash perché se è vero che da un lato dovrebbe avere un ruolo importante la figura del responsabile della trasparenza proprio in quanto egli si trova all'interno dell'ente, dall'altro questo può essere o potrebbe anche essere un ruolo scomodo, diciamo così, comunque con qualche difficoltà di gestione, di rapporti. Non è facile, a mio avviso, districarsi in questo ambito. Ancora ripeto, la legge è giovane e l'applicazione pure. Io ho qui uno stralcio direttamente dal sito dell'ANAC, dove si parla dei primi procedimenti sanzionatori avviati appunto a valle della adozione, dell'entrata in vigore della normativa, e datati 25 maggio 2015, quindi insomma davvero poco tempo fa, e insomma sono coinvolte svariate pubbliche amministrazioni e tra queste vi sono dei procedimenti disciplinari, sanzionatori, anche rivolti contro il responsabile, il quale ha omesso, ma semplicemente anche ritardato, l'attivazione di alcune procedure. Vi poi conforto, spero, nel dirvi che molti di questi procedimenti sono già rientrati, attualmente sono aperti solo sei casi che riguardano poi per lo più enti locali, quali comuni, che forse, come anche avrete avuto modo di capire dalla stessa normativa 33 e quindi dagli adempimenti a ciò connessi, sono forse i soggetti giuridici
pubblici più coinvolti e più ad alto rischio con riferimento alla trasparenza, avendo, diciamo, a che fare con una molteplicità di attività, atti, tali per cui riuscire ad essere puntuali, ad essere aggiornati e ad essere in grado di gestire tutta la parte della trasparenza è davvero difficile. Quindi vi dico appunto che sono proprio questi in particolare i soggetti che più stanno risentendo e risentono e che chiedono a gran voce un sostegno da parte, da un lato, dell'ANAC, ma anche della stessa garante della privacy, per cercare di trovare un punto, un momento, insomma, di condivisione, di supporto, proprio per gestire al meglio questo aspetto. E spero di essere stata nei tempi. Brava, ringrazio Francesca. Bene, adesso ci chiede la parola uno degli anfitrioni di questo progetto Winston Smith, è Marco Calamari, che relazionerà, come si dice. No, perché i cari amici, ormai vecchi contributori del convegno, hanno espresso dottissimi pareri, lo dico seriamente, a cui non, io e forse anche molti di voi non possiamo fare altro che inchinarci. Però loro, come noi, stiamo ancora strisciando sul fondo del mare. Ma dove sta scritto che esiste un diritto all'oblio? È una riflessione che faccio semplicemente, perché nel frattempo l'oceano è diventato trasparente. Io 12 anni fa, quando facevo i primi corsi di internet, dicevo ai ragazzi che postavano sui newsgroup, se sapete che cosa sono, ricordate che fra 12 anni il vostro possibile datore di lavoro, la prima cosa che farà, quando gli chiedete un posto di lavoro, andrà a fare una ricerca lì sopra. E questo lo dicevo senza aver fatto particolari ragionamenti, perché era del tutto evidente. Stiamo vivendo in un mondo dove alcuni di voi annuivano mentre io ho fatto la mia breve introduzione, dove è logico che l'informazione diventi sempre più trasparente, che sia sempre più difficile impedirne la circolazione, no? Per cui, al di là del fatto che per qualche anno si parlerà di diritto all'oblio, ci saranno delle cause interessanti, anche di grosso valore economico, ci saranno sentenze dei tribunali, il garante della privacy sicuramente parlerà da molte parti, forse anche quello europeo. Ma in una prospettiva appena appena più ampia, no? Alzandosi un attimo e pensando a quello che succederà tra qualche anno, se accettiamo il discorso che l'informazione circolerà sempre più in fretta e diventerà sempre più trasparente, quanto effettivamente ha senso sperare, non dico che ci sia un diritto all'oblio, perché in una certa misura adesso c'è, si fanno le cause su questo, quindi evidentemente c'è, ma quanto che questo sia una cosa destinata a durare e non si sciolga come una palla di neve buttata in forno? Ecco, era soltanto una riflessione, non era una domanda per i relatori. Faremo adesso un giro di tavolo di tutti loro. Naturalmente mi dovrete, spero che appunto ci siano domande anche dal pubblico. Ora, il problema però è che, per rispondere a Marco, che noi andiamo verso un mondo di trasparenza in realtà fittizia. Perché? Perché ad esempio l'utilizzo del modulo di Google, la facilità con la quale si può ottenere una cancellazione senza una verifica approfondita dei motivi e del bilanciamento, comporta che ci troviamo di fronte a un mondo fittizio nel cui ad avere la meglio saranno gli stregoni della reputazione, rispetto a invece invece che, come dire, coloro che devono bilanciare in maniera approfondita il diritto alla diciamo alla privacy con il diritto alla circolazione delle informazioni. Vi dico solamente questa: ieri mi è arrivato un provvedimento del Tribunale di Roma, che poi metterò a disposizione anche di tutti voi, che riguardava proprio un caso di diritto all'oblio. Si trattava di una controversia da due società commerciali, una delle quali a un certo punto, siccome non veniva pagata, ma stiamo parlando di cose di 5 anni fa, aveva postato su uno dei portali di affiliazione, perché si trattava comunque di soggetti che lavorano nel mondo del web, aveva postato delle informazioni del tipo, ma in maniera civile, dice: questo non mi paga, questo soggetto non mi paga, io sto perdendo il mio lavoro e quant'altro. A un certo punto, dopo diversi anni, questa grande società finanziaria chiama di fronte al Tribunale di Roma questo soggetto dicendo: devi cancellare e devi ottenere la cancellazione di queste informazioni su questi portali, perché questo lede la mia reputazione commerciale.
Il Tribunale di Roma, adito prima in via cautelare e poi in sede di reclamo, ha detto la seguente cosa: prevale sulla reputazione commerciale l'interesse della collettività a che le informazioni circolino, cioè prevale l'interesse previsto dall'articolo 21 della nostra Costituzione, quindi alla possibilità di criticare, di effettuare, mettere anche informazioni negative, perché in questo caso le informazioni negative erano quello non me paga. Questo da un punto di vista di reputazione commerciale, da un punto di vista di reputazione online, dovrebbe prevedere la cancellazione dei contenuti, però il tribunale ha detto no, perché c'è un interesse sociale anche a fare determinate affermazioni, perché c'è la necessità che il soggetto possa esprimersi sulla rete se è accaduto qualcosa di negativo, e quindi ha ritenuto che l'articolo 21 della Costituzione proteggesse a prevalenza del diritto all'oblio, a prevalenza del diritto alla reputazione della società, quindi la necessità di far permanere le informazioni sulla rete. È una sentenza che poi è un'ordinanza cui metterò a disposizione di tutti voi se la volete, questo per far capire che in realtà il bilanciamento ha... Allora, io faccio l'avvocato e forse parlo per me, ma questi casi devono essere affrontati da un giudice. Cioè il diritto al bilanciamento, anche e soprattutto quando si tratta di diritti così delicati come quelli della privacy, della riservatezza, del diritto, devono essere trattati in maniera molto cauta, non, come dire, mettendo un modulo o cominciando a cancellare, perché altrimenti la realtà che noi abbiamo è una realtà falsata. Solo chi si può permettere economicamente di cancellare delle informazioni avrà la reputazione ripulita, gli altri saranno soggetti all'udibrio pubblico, e questo non deve accadere assolutamente. Tre punti veloci, velocissimi. Il primo è che vi consiglio di andare a leggerla se non l'avete vista, la sentenza sul diritto all'oblio, perché non c'entra niente col diritto all'oblio. Cioè, continuiamo tutti a dire diritto all'oblio, non c'entra veramente nulla. Si parla di privacy e si parla di un trattamento di un terzo rispetto ai dati di privacy, un terzo a cui non è mai stata data né il contenuto né la facoltà di parlare, né è un giornale. Quindi mentre il giornale ha dei diritti, si impone dei diritti anche di cronaca, Google non è un giornale, quindi non sta facendo cronaca, sta prendendo dati di terzi, li sta rimaneggiando e riproponendo. Quindi questa è una delle cose da capire, perché l'oblio c'è in giro, ma quella sentenza con l'oblio ha poco niente a che vedere da un punto di vista pratico, e poi i dotti giuristi qua vi diranno altrimenti, probabilmente. Non sono un giurista, quindi non prendetemi. Il secondo è il problema del bilanciamento della visibilità. Il problema è Google in questo momento e non la fonte, tant'è che non stiamo parlando di rimuovere da il giornale in questo caso, ma spesso e volentieri da un motore di ricerca. Perché? Perché non dà un bilanciamento della voce. Un articolo fuorviante, falso, sbagliato, perché anche i giornalisti sbagliano, su Google di una primaria testata di informazione avrà sempre e comunque, visti gli algoritmi che Google stesso utilizza per definire la notorietà, un potere di voce che rende la voce del singolo privato che vuole anche solo controbattere a quello che succede assolutamente impossibile per controbattere. La terza è un problema invece molto, un problema con cui anch'io mi scontro e di cui non ho trovato soluzione, ma mi sembra un consesso di persone abbastanza in gamba da magari riuscire a pensarci, è anche nei crimini più esecrabili, un assassino, un pedofilo, che abbiano scontato la loro pena. Di che cosa parliamo? Allora, o parliamo di un carcere a funzione punitiva, o parliamo di un carcere a funzione correttiva, come sembra essere tra l'altro gli ordinamenti in giro. Però se dobbiamo incarcerare qualcuno e lasciare una memoria storica quando esce riabilitato dopo anni e anni di carcere, e dobbiamo lasciarlo in una gogna continua, perpetua e perenne, dove chiunque cerca il suo nome e cognome lo troverà, e non si farà l'immagine di questa persona, della persona che ha fatto 20 anni di carcere, e in 20 anni di carcere, cioè se penso quanto ero io una testa di cavolo solo 2 anni fa senza carcere, e lo sono ancora, ma in modo diverso, le persone cambiano. Ora, decidiamo, o compassionevolmente, per compassione, abbattiamo la persona, ma è per compassione,
solo per quello, o gli lasciamo vivere una vita al di là di quello che ha fatto. In questo caso, non avere la possibilità di vivere una vita normale per essere sotto una pubblica gogna, forse è un qualcosa che va gestito, non ho una soluzione, però almeno bisogna pensarci molto bene. Sì, infatti sono d'accordo con Matteo da questo punto di vista, è una delle poche cose in cui sono d'accordo con lui, perché il resto assolutamente, però in effetti che ci sia una funzione importante anche del diritto all'oblio come strumento comunque di promozione della propria identità personale, della propria riservatezza, io sono d'accordo. Io, quando si fanno quelle esagerazioni, che molto spesso sono, guardate bene, sono esagerazioni legate anche a interessi di carattere commerciale, perché quando si dice oddio priviamo l'informazione della, diciamo, della circolarità, no, noi dobbiamo semplicemente bilanciare, questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo bilanciare i diritti, cioè dobbiamo decidere caso per caso quello che ha detto poi la Corte. Matteo dice una cosa giusta, non è la Corte di Giustizia non ha affrontato il tema del diritto all'oblio, ha affrontato il tema della deindicizzazione sui motori di ricerca, ha affrontato il tema del trattamento dei dati di indicizzazione, che è una cosa diversa dal diritto all'oblio, tant'è che il diritto all'oblio l'ha rigettato, ha rigettato la richiesta nei confronti del giornale. Quindi è vero, cioè è un tema, voi direte che c'entra l'oblio? È diverso, perché una cosa è che io ottengo la cancellazione di un contenuto da un editore, che è la fonte dell'informazione, è una cosa è che io ottengo la cancellazione da Google. È più pericolosa la cancellazione da Google, perché ovviamente, però è anche più premiante, perché ovviamente in quel caso, se non c'è un controllo da parte di un'autorità terza, Google è lasciata libera di decidere che cosa fare. Questo è la, creando quindi un mondo parallelo nel quale noi possiamo vedere solamente quello che di fatto ha deciso che debba essere visto Google, sulla base chiaramente poi delle istanze dei terzi. Quindi è leggermente, è difficile stabilire la linea di confine. Certo è che a mio giudizio ci vorrebbe comunque un'autorità terza che verificasse e vagliasse la bontà delle richieste di cancellazione. Ci vorrebbe comunque, a mio giudizio, un'autorità terza. Non si è voluto fare adesso con la legge sulla diffamazione, perché non c'entrava nulla in effetti con l'oblio. Vediamo un po'. Io però vorrei fare un brevissimo giro di tavolo, se non ci sono delle domande. Ci sono delle domande, nonostante le fettuccine incombano, non... Abbiamo ancora Emanuele Cavanna che ci vuole... Sarò brevissimo, Fulvio. Allora, hai precisato adesso la differenza, anche se il discrimine è molto leggero, molto sottile, tra il diritto all'oblio e la deindicizzazione. Io, che come tu sai sono bastian contrario a prescindere, sono sempre stato dell'avviso opposto della dottrina, che riteneva, come tu oggi stai dicendo, che ci voglia comunque un'autorità che stabilisca se Google debba o meno deindicizzare quei determinati dati. Ora, partiamo dal presupposto che il modulo, il famoso modulo, non è stato imposto da nessuna corte. Cioè è stata Google che ha detto guarda, io vengo incontro, anche per non rischiare. Ovviamente è chiaro che c'era un ritorno economico dietro, però è un modulo che Google stessa ha scelto di mettere a disposizione del pubblico. Ora, quando tu fai intenti, o prima ancora di intentare una causa civile contro un soggetto, tu gli mandi una sorta di messa in mora, d'accordo? Allora io, che voglio che un determinato dato mio o di un mio cliente, fermo restando quello che diceva Matteo prima, che non farò mai con robots, TXT e via dicendo, voglio chiedere la cancellazione, la deindicizzazione a un soggetto terzo, io mi rivolgo a Google, le faccio quella sorta di messa in mora con il modulo. Poi se Google dovesse dire no, guarda, da un esame a mio avviso quei dati devono continuare a rimanere in rete, perché proprio per il bilanciamento degli interessi, no, è giusto che ci siano, a quel punto io so se posso scegliere se rivolgermi o meno all'autorità giudiziaria, che soltanto in un secondo momento quindi entra in gioco. Perché quello che io faccio con l'invio del modulo è una richiesta a un soggetto. Non è una è chiaro che la scelta sta al soggetto. Io se mi ritrovo una messa in mora, posso scegliere se adempiere alla messa in mora che mi viene inviato. Oppure... Sì, ma tu chi però? Il problema fondamentale è che tu stai andando da Google a un soggetto terzo. Appunto, certo. Fondamentalmente è la fonte della notizia che dovrebbe essere l'oggetto della richiesta di cancellazione. Ma è molto più facile. Cioè, è molto più facile con Google, ho capito, ma Google è un terzo rispetto a... Tu stai rivolgendoti a un terzo che non ha rapporti con la fonte della notizia per cancellare una notizia sulla base dei principi propri di bilanciamento. Voglio dire, ma chi lo dice naturalmente che lei lo possa o lo debba fare? Questa è la situazione. Allora,
ci si può poi rivolgere al giudice. Siamo già in una fase successiva. Hanno suggerito parte della dottrina di poter ottenere invece una sospensione cautelativa precedente per poter in qualche modo evitare che ci sia la lesione del diritto in via cautelare. Cioè tu dovresti avere la possibilità di avere uno strumento comunque cautelare per cercare di evitare che ci sia la lesione, dopo assoggettare eventualmente a una verifica successiva la bontà o meno. Ma se tu non c'hai questo strumento, ti metti nelle mani di Google, cioè dici guarda, senti, lo fai anche addirittura senza aver fatto la richiesta alla fonte del è uno strumento a mio giudizio difficile da considerare, perché tu, ti ripeto, l'editore non può intervenire. Ma sono due cose diverse. Ecco, sono due cose diverse, però... È una se tu vuoi la cancellazione, quindi vuoi azionare il diritto all'oblio, ti devi rivolgere all'editore. E a quel punto ci sarà direttamente l'autorità giudiziaria nazionale o sovranazionale, che a quel punto deciderà. Se tu però la nostra identità sulla rete oggi, la nostra identità sono sulla due rete, cose identità sui motori di ricerca. Inutile che cioè, vogliamo negare rispetto a il sitarello che sta in Spagna e che c'ha un archivio magari che non indicizza, cioè vogliamo comparare la lesione della privacy del sitarello che non ha le parole chiave rispetto a quello che può accadere invece rispetto alla la notizia nei motori di ricerca come prima notizia? Non possiamo comparare una cosa di questo, cioè se vogliamo compararlo lo compariamo pure, ma non è la stessa cosa. Cioè la lesione avviene a quel livello lì, quello è il problema. Secondo me. Però c'è qualcun altro che vuole... Ciao, Francesco. Sì. Molto brevemente, facendo riferimento alle due perplessità alla quale ha accennato Matteo. La prima perplessità è quella della sentenza Google Spain, non riguarda il diritto all'oblio. Probabilmente molto spesso il diritto all'oblio è diciamo che solleva una marea di problemi giuridici, di questioni interpretative che è difficile sciogliere così con una formula matematica 2 più 2 uguale oblio. Quindi si parte sostanzialmente e molto spesso in rete leggiamo di diritto all'oblio come diritto alla cancellazione. In realtà il diritto all'oblio non è diritto alla cancellazione, come avete anche correttamente detto. Per quanto riguarda le sentenze, concordo assolutamente con quanto ha detto Matteo, anche perché bisogna considerare che la pubblicazione della sentenza, se noi guardiamo l'articolo 36 del nostro codice penale, è una sanzione accessoria penale e la pubblicazione avviene sul sito del Ministero della Giustizia per una durata non superiore a 30 giorni, quindi capiamo che se per il nostro legislatore la pubblicazione della sentenza, l'esposizione alla tra virgolette gogna legalizzata è comunque una pena, immaginiamo che pena è vedersi pubblicati a tempo indeterminato sul web. Passare della Cassazione, io ritengo che quello che fa la Cassazione con le sentenze penali sia una cosa che va contro ogni principio di diritto. Una persona si è rifatto una vita dopo 15 anni, in Cassazione si arriva dopo 10 anni, dopo 12 anni. Cioè noi abbiamo adesso tutte le sentenze, gli ultimi 5 anni penali, nei quali ci buttano in pasto all'opinione pubblica la nostra vita. Quello io ritengo sia un gravissimo errore da parte delle istituzioni pubbliche e spero che risolveranno al più presto, perché altrimenti vuol dire ci troviamo veramente in una situazione di grave imbarazzo. Io non so come sia, c'ha ragione Aliprandi su questo, che è ostico spesso, però stavolta c'ha ragione. Cioè, ma non è possibile pensare che la nostra vita venga messa alla gogna in questo modo. Insomma, dobbiamo cercare di ripeto, è sempre un problema di bilanciamento di diritti. Allora io direi che abbiamo concluso, perché vedo le palpebre di molti di voi che si allungano, ma ci sono due. E poi Marco vuole fare una. Si vuole chiudere. No. Marco voleva chiudere forse. Non voglio chiudere, siamo ritornati a parlare però delle stesse cose. Io, siccome sono piani di discussione diversi, no? Scusate se riaffermo la cosa per la terza volta in una mattinata, ma qui stiamo parlando di rapporti fra entità esistenti oggi, un privato e Google, un giudice e un editore, tramite. E il problema di fondo è, ma nel frattempo il livello del mare sta salendo o no? Perché oltre che le situazioni contingenti importantissime che ci sono oggi, la reputazione delle persone ovviamente, come vivranno gli individui, noi e forse i nostri figli eccetera eccetera, poi nel frattempo il mare sta facendo qualche cosa che noi non possiamo impedire e questa tendenza che magari oggi può essere controllata, arginata, gestita
nel, per esempio, tutelare una reputazione dal fatto che 30 anni prima mi sono fatto fotografare con i pantaloni calati ubriaco a un party, adesso viene vista male, ma siccome queste cose non le fermi, le puoi soltanto far deindicizzare, ma probabilmente fra 10-20 anni sarà normale che tu di chiunque possa sapere che 10 anni prima ha avuto una condanna penale o si è calato i pantaloni, farà parte della norma, come chiunque può andare in una biblioteca e leggere cose scritte un anno prima, 10 anni prima, 100 anni prima. Può darsi che la soluzione del diritto all'oblio di tutti i contenziosi alla fine sarà semplicemente una trasformazione che avverrà con una certa lentezza. Allora, sapendo questo, potremmo farci una foto come il presidente della CNIL tutti insieme e metterla sui social network, tanto da 10 anni nessuno ce la vedrà. Allora, due brevi conclusioni di Alessandro Montenegro e Francesca Fuxa. No, velocissima. Allora, abbiamo detto che abbiamo fatto una serie di osservazioni di opportunità, cioè sul fatto che una notizia relativa ad esempio ad una condanna di un soggetto per un fatto particolarmente grave è riproposta a distanza di tempo senza che vi sia un interesse pubblico attuale e concreto, diciamo, è un qualcosa che va assolutamente evitato a tutti i costi. Ci rendiamo conto del disvalore, diciamo che è un qualcosa che porta all'ostracizzazione del soggetto senza che vi sia in realtà un'utilità concreta. Ma questo aspetto trova fondamento nella nostra Costituzione, quindi ancorché parlare di opportunità, utilità o danno ingiusto, cioè la nostra Costituzione, articolo 27,3, dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo sta a significare che riproporre, magari a distanza di 20 anni, un articolo non consentirà mai di riconsegnare il soggetto alla società, perché nella società rimarrà sempre saldo il ricordo del fatto che ha commesso. Benissimo, questo è un caso di scuola. Terminiamo con le quote rosa con Francesca. No, io proprio solo una battuta alla prima domanda che aveva fatto Marco Calamari, dice: ma il diritto all'oblio non esiste, che cos'è? Io ricordo benissimo che il mio primo approccio alla privacy, quando ancora, sebbene io sia giovanissima, insomma, però ancora non era diciamo stata adottata la famosa, insomma, quella del 1996-675, e insomma mi ricordo Frusini che cominciò a parlare del right to be alone e ci spiegò come questa diciamo diritto così sentito dall'altra parte del l'oceano cominciava ad assumere anche un significato in Italia, in che senso? Proprio nel diritto di restare all'ombra, per cui io invece ritengo che questo diritto ci sia e che sia costituzionalmente garantito. Ecco, Francesca ha ricordato appunto il maestro da cui tutti noi poi deriviamo, il professor Vittorio Frusini, che è venuto a mancare diversi anni fa, che è stato un visionario. Io ricordo e termino un convegno in cui ero con lui, lo accompagnai in macchina, questo convegno a Camerino, e c'era il professor Perlingeri, che era detto Onoce Benevento, che era il preside della facoltà di giurisprudenza. Dopo un convegno sull'intelligenza artificiale, il professor Perlingeri prese da parte Frusini, lo guardò e gli disse: professore, ma lei ci crede veramente a quello che sta dicendo? Così gli disse, questo per far capire come lui ci credeva. Diciamo, il diritto all'informatica è tante cose. Io voglio ringraziare oggi Marco Calamari, Anna Masera, che ci ha consentito di fare questa bellissima giornata, soprattutto in streaming. Ovviamente la giornata continua oggi pomeriggio, stanotte anche, perché durerà parecchio. Domani vi ringrazio tutti per la pazienza e ci vedremo una prossima volta. Grazie. E ci vedremo alle 13.30 in punto, per quelli ovviamente che vogliono continuare. No, scusate, alle 14.50 in punto, è la fame, scusate. Per riprendere i lavori, che saranno come al solito molto contingentati con i tempi. Grazie di essere stati qui.